Buonasera a tutti, grazie per essere venuti e aver accolto l'invito. Questa è la riunione di Area Democratica Metropolitana Milanese, come sapete. Abbiamo una buona abitudine di vederci ogni tanto, questo è uno degli appuntamenti che ci siamo dati sin dall'inizio della vita di quest'area, che si conferma sempre di più un luogo dove riflettere, dove incontrarci, dove fare crescere il partito, perché io credo che questo dobbiamo dircelo e ce lo possiamo dire a ragion veduta dopo un po' di mesi, un po' di anni di storia. Credo che qua tutti siamo persone che stanno veramente contribuendo a fare crescere il partito con uno spirito dentro al partito di unità e di capacità di portare un contributo in un momento che è assolutamente difficile per tutto. La crisi che stiamo vivendo ormai difficilmente si può chiamare crisi economica, credo che ormai tutte le crisi possibili e immaginabili le stiamo vivendo, insomma, e soprattutto credo ultimamente si sta trasformando da crisi economica in crisi sociale, tanto che quella che è una vera e propria tensione sociale sta diventando un nuovo motivo di preoccupazione, perché non è più solo una questione di reddito, non è più solo una questione di avere o non avere lavoro, ma è questione di avere o non avere la possibilità di avere la risposta ai bisogni quotidiani della vita. E lo ricordavo oggi in aula, oggi e domani abbiamo l'assestamento di bilancio qui in regione a pochi metri da qua. Quando poi le persone a un problema di reddito, di lavoro, aggiungono un problema di salute, in un momento di crisi come questa, raggiungono veramente delle situazioni drammatiche. Ne abbiamo il segno tutti quanti, Dio non voglia che poi ne abbiamo i segni noi stessi, però certamente ne abbiamo consapevolezza. Quando ci dicono dove state, come se noi fossimo altrove, veramente mi sembra che dicano delle cose che almeno a noi non devono dire, perché siamo persone che fanno politica stando tra la gente, non soltanto stando nel partito, stando nelle istituzioni. E da questa consapevolezza credo che bisogna partire, perché sarebbe veramente strano parlare di politica, di aree, di gruppi, eccetera, senza avere la consapevolezza di qual è il momento che sta vivendo il paese, stanno vivendo i nostri concittadini e sta vivendo il mondo intero. E sta vivendo l'Europa, che è diventato un ambito di riferimento essenziale, per noi lo è sempre stato, ma sempre più essenziale per il ragionamento intorno alle politiche, intorno anche al partito e chi lo sa, forse anche intorno alle alleanze per il futuro che ci aspetta, soprattutto in vista del 2013. Io ho solo il compito di introdurre, di dare i tempi, di prendere le prenotazioni di chi si vuole iscrivere a parlare, quindi voi mi fate il cenno, io prendo nota. La relazione introduttiva la fa Franco Mirabelli, poi vedete che al tavolo con noi, alla quale tra l'altro diamo un benvenuto, abbiamo ospite Marina Sereni, che arriva con Franco e anche con me e qualcun altro da quel di Cava Manara, provincia di Pavia, dove si è tenuto un incontro invece su scala regionale di questa area, ha partecipato anche da molti giovani e la cosa secondo me non solo di buon auspicio ma anche buon segno, perché ascoltare anche le parole di quelli che sono più giovani, al di là di ogni retorica, è un esercizio che ci è utile. No, dicevo, solo una parola, poi passo veramente la palla a Franco. A me veniva in mente l'altro giorno che c'è una parola che identifica la nostra situazione di partito in questo momento nel paese. La parola è responsabilità. Ce la siamo detta tante volte, no? Se dobbiamo fare un'azione responsabile, stiamo facendo un'azione responsabile nel sostegno al governo Monti, sarebbe stato più facile andare alle elezioni, però non sarebbe stato mettere l'Italia prima. Lo slogan che abbiamo scelto quando abbiamo deciso di dare sostegno al governo Monti. La parola responsabilità, se voi ci fate caso, contiene la parola abilità e la parola risposta. Quindi non solo responsabilità come senso di quello che dobbiamo fare nell'interesse comune, ma anche responsabilità come capacità, abilità di dare risposte. Allora, vista così, io credo che ridà anche un po' di verve, dà un po' di senso, un po' di significato. A volte sembra che dover solo sostenere delle cose che non ci piacciono del tutto, per responsabilità sia una sorta di lavoro minore, in tono minore che stiamo facendo. Invece, se pure c'è un senso di responsabilità che ci fa dare il voto, soprattutto per chi sta in Parlamento, a delle cose che magari non del tutto avremmo fatto così noi, però c'è anche dentro la parola responsabilità l'idea che stiamo comunque dando delle risposte, delle risposte che servono al Paese, ai nostri concittadini in una prospettiva di futuro.
Per cui ecco, niente, volevo riabilitare un po' il concetto di responsabilità che spesso dentro i nostri circoli è vissuto in maniera un po' negativa, no? Perché dobbiamo essere responsabili? Ciascuno si prende le sue responsabilità, se noi abbiamo idee diverse, se abbiamo concezioni diverse su come si dovrebbe fare, diciamo e non sentiamoci legati. Bene, le due cose si tengono insieme, insomma, la responsabilità di tenere in piedi un governo che sta tentando di fare cose che tra l'altro si è detto da decenni che bisognava fare, nessuno aveva mai fatto, ma anche responsabilità come capacità nostra poi alla fine di darle queste risposte finalmente per il Paese. Niente, dico solo questa cosa e passo subito la parola a Franco, augurando a tutti un buon ascolto e una buona riflessione. Grazie. Sì, io non farò una relazione organica, vorrei dare solo alcuni spunti per la discussione per poi lasciare agli interventi e poi alle conclusioni di Marina definire un percorso più compiuto. Lo dico perché credo che sia difficile costruire in una fase come questa di grande confusione, di grande incertezza rispetto agli esiti di tante cose, un percorso lineare che possa, è un asse che possa definire e costruire una relazione lineare, ma anche perché io penso che dobbiamo ragionare soprattutto sulle questioni che sentiamo, che ascoltiamo in questi giorni, in queste settimane, nelle discussioni tra di noi, nei circoli, nei dibattiti pubblici, e quindi vorrei soffermarmi soprattutto su quelle, sapendo che uno dei temi che credo debba attraversare tutta la nostra riflessione è un po' questo. Io penso che noi dobbiamo sapere che questa è una fase in cui dobbiamo partire dai contenuti. Se oggi dobbiamo mettere in campo una proposta politica, diventa decisivo che questa proposta sia chiara, sia costruita, sia condivisa, e quindi oggi il tema dei contenuti della proposta politica che Bersani ha tradotto nella Carta dei Principi, Carta degli Intenti, è per noi un tema assolutamente decisivo. Veniamo da una 3 giorni in Valmalenco, oggi pomeriggio da questo incontro con i docenti che ci hanno aiutato a scrivere il documento finale di Cortona, tutte sedi in cui abbiamo provato a approfondire il merito, i contenuti, e credo che il ruolo di area democratica oggi debba essere questo, debba essere di sostenere il PD dando un contributo forte sui contenuti, sapendo che siamo nel pieno di una crisi internazionale e nazionale molto forte, i cui esiti non sono ancora scontati. Abbiamo sentito in questi giorni in Valmalenco raccontarci da molti economisti, ma lo leggiamo quotidianamente sui giornali, che oggi siamo di fronte a una situazione che può anche deteriorarsi pesantemente, che se non si trovano risposte, soprattutto se non si trovano risposte in Europa, se in Europa non si riescono a affrontare e in fretta alcuni nodi, il rischio è quello che la situazione economica dell'Europa, dell'euro, del nostro paese si aggravino pesantemente e che l'emergenza in cui già siamo non sia finita, ma anzi si possano aggravare i dati economici. Ci sono state in queste settimane conferme sul fatto anche che abbiamo fatto scelte giuste. Abbiamo scelto giustamente di mettere l'Europa al centro, sapendo che lì bisognava lavorare, perché lì devono trovare risposte nel rafforzamento delle istituzioni economiche, politiche dell'Europa, in una rinnovata solidarietà,
devono trovare risposte molti dei problemi che sono alla base della crisi economica, dopodiché abbiamo sostenuto in questi mesi un governo che proprio in Europa ha svolto un ruolo importante, che se oggi nell'ultimo vertice di Bruxelles c'è stato un passo in avanti, c'è stata quasi una discontinuità, c'è stata da parte di tutti i paesi la consapevolezza e la scelta di assumersi insieme il tema di come affrontare il governo dell'euro e di come assumere la questione del debito dei paesi insieme. Io penso che al di là degli esiti che avrà il prossimo vertice, delle proposte più o meno cogenti che saranno messe in campo, della fretta con cui si riusciranno a mettere in campo proposte concrete, a realizzare quelle istituzioni politiche e economiche che si devono fare, io credo che molto merito vada al nostro governo, molto merito vada alla credibilità che Monti e questo governo ha ridato all'Italia, sapendo che abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo un governo che ha saputo e ha dovuto, anche per recuperare questa credibilità internazionale, scegliere interventi pesanti che hanno avuto un impatto sociale significativo, che sono stati e che noi abbiamo sostenuto perché necessari per il paese. L'abbiamo detto dall'inizio, prima di tutto l'Italia, abbiamo messo la responsabilità di salvare il paese, di rimettere in piedi il paese, di rimettere nell'agenda del paese il futuro e la prospettiva alla base delle scelte che abbiamo fatto in questi anni, e questa è una scelta che io credo noi dobbiamo continuare a rivendicare, sapendo che al di là dei dati economici che possono apparire freddi, so bene che adesso molti economisti qui sono presenti e sanno che non è così, ma noi siamo di fronte a una crisi che ha prodotto conseguenze molto forti. Anche dobbiamo saperlo, i provvedimenti che ha assunto il governo Monti sono stati necessari, ma hanno avuto un forte impatto sociale. Hanno pesato, e non possiamo far finta di niente, hanno pesato sulla vita delle famiglie e delle persone, hanno pesato sulle prospettive di vita, sulla fiducia nel futuro di tante famiglie e di tante persone, e di questo dobbiamo essere consapevoli senza però negare la necessità di ciò che è stato fatto, di quelle riforme che sono state messe in campo, così come dobbiamo sapere che abbiamo avuto anche un ruolo rispetto ad alcune di queste riforme positivo, mitigando l'impatto sociale, correggendo alcuni errori che sono stati anche compiuti, anche perché fare riforme così impegnative in pochi mesi non è una cosa, non è una cosa semplice. Però noi dobbiamo avere presente, io insisto su questo, presente l'impatto sociale che ha avuto questa crisi sulla vita delle famiglie, perché c'è un rischio concreto e con cui dobbiamo fare i conti, che questo disagio, queste difficoltà, questa crisi sociale che ha prodotto la crisi economica alimenti nuovi populismi, dia spazio a chi soffia sul fuoco, indebolisca ulteriormente la nostra democrazia. Ci sono alcuni dati positivi in queste settimane, in questi giorni. Per esempio, io penso che sia positivo
è segno della consapevolezza di una parte importante dell'opinione pubblica, della crisi e della necessità anche di assumersi sacrifici, la scelta che non era scontata della stragrande maggioranza dei cittadini italiani e delle famiglie italiane di pagare l'IMU, non era assolutamente scontata. Ora io non sono per illuderci, non credo che ci si debba illudere, ma credo che sia un segnale positivo. Ora, ho detto questo perché l'altro spunto che voglio dare, di cui dobbiamo avere consapevolezza, è che questa crisi ha prodotto e sta producendo, rischia di introdurre sempre di più un indebolimento del tessuto democratico del Paese. Guardate, la crisi della politica, la distanza sempre crescente tra i cittadini e la politica, e che si rischia di tradursi in una distanza, in una sfiducia sempre maggiore tra dei cittadini nelle stesse istituzioni, è il prodotto di molte cose. Sicuramente della incapacità dimostrata dalla politica di rispondere a bisogni che diventano sempre più concreti e sempre più urgenti e sempre più materiali. E questa incapacità sta sicuramente nella mancanza di coraggio, nella mancanza di coraggio riformista, ma anche nella mancanza, e qui si ritorna all'Europa, di strumenti efficaci per intervenire e governare un'economia globalizzata che appare ingovernabile in questo momento per la politica, che la politica sembra non avere strumenti per governare. Ma accanto a questo, dobbiamo saperlo, la crisi della politica, che è un elemento di indebolimento del tessuto democratico, è dettata anche dal fatto, e con questo dobbiamo fare i conti, e dobbiamo fare i conti fino in fondo, dall'idea che si è sempre più affermata, e che si sta sempre più affermando, di una politica percepita come funzionale solo a proteggere una classe dirigente che non riesce a dare risposte, che si occupa soltanto di perpetuare se stessa, di riprodurre se stessa, e resta per questo assolutamente autoreferenziale. Dobbiamo sapere che questo è un elemento con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo mettere in campo una proposta che abbia una credibilità. Ora, in questo quadro, il Partito Democratico, ce l'hanno detto le ultime elezioni, è l'unico partito che mantiene, nonostante tutto, un proprio forte radicamento, una forza. E io credo che sia giusto, che abbiamo fatto bene a dirlo in direzione nazionale, siamo noi che abbiamo la responsabilità prima di tutto di costruire una proposta di governo, un'alleanza tra progressisti e moderati, una proposta che nel 2013 possa ottenere un consenso. Senza dire bugie, dicendo agli italiani la verità, dicendo agli italiani che la situazione è grave, che la situazione richiede interventi e scelte anche dolorose, ma con la consapevolezza che dobbiamo essere credibili su un punto, sulla volontà cioè di costruire una legislatura che costruisca riforme, che chiuda definitivamente con la fase del populismo berlusconiano, che sappia assumersi la responsabilità di rompere con una catena di privilegi, di rendite di posizione, per investire davvero sull'equità, sui giovani, sul futuro. Dobbiamo avere questo coraggio e costruirci questa credibilità, e per fare queste riforme serve probabilmente davvero un'alleanza più ampia di quella che è stata per anni l'alleanza del centrosinistra, un'alleanza tra moderati e progressisti per fare queste riforme, riformare il Paese, riformare le istituzioni con questa tensione, mettendo al centro il Paese, come abbiamo fatto sostenendo, e come stiamo facendo sostenendo il governo Monti. Ora, nell'ultima direzione, il segretario, e l'abbiamo votato tutti, è stato votato all'unanimità, ha indicato un percorso per arrivare nel 2013 a costruire una proposta di governo. Primo, la legge elettorale,
secondo la carta degli intenti, sulla base di cui di questa carta degli intenti costruire un'alleanza con chi ci sta, partiti, pezzi di società italiana, e poi le primarie per decidere il candidato alla presidenza del Consiglio. E credo che sia giusto, l'abbiamo detto, l'abbiamo sostenuto prima che Bersani facesse questa apertura alle primarie, e credo che sia giusto che sia il segretario che si è candidato a quel ruolo a rappresentare e a guidare questo processo. Ora, se questo è il tema, sapendo che non è tutto ancora definito, sulla legge elettorale ancora non è chiaro come finirà la discussione, sapendo che la situazione, come ho detto prima, la situazione economica potrebbe peggiorare nei prossimi mesi e aprire anche le porte ad una discussione che si sta già aprendo su come garantire un consenso più forte, più largo e stabile attorno a una stagione di riforme e di risanamento, io credo che dobbiamo ragionare su qual è il cuore della discussione all'interno che dobbiamo fare dentro il PD. Allora, io penso che ci sia una discussione che non dobbiamo fare e non ci serva. Io credo che la discussione che ogni tanto si apre su continuità o discontinuità con governo Monti sia una discussione francamente oziosa. Io quello che credo che abbiamo, di cui abbiamo bisogno, è sul merito ragionare sui singoli provvedimenti, se no diventa una discussione astratta, ma anche la rivendicazione che noi siamo il partito che ha voluto e scelto di sostenere il governo Monti, e a questa scelta non potremo sottrarci mai. Noi non possiamo accettare, io credo, lo dico come area democratica, ma lo dico come militante del Partito Democratico, io non credo che si possa andare avanti ad accettare l'idea che questo governo, che noi sosteniamo e sosteniamo convintamente, venga presentato come il peggiore dei governi possibili, come la causa dei problemi sociali che questo Paese sta scontando, sicuramente non per responsabilità nostra. E penso che debba essere chiaro che, come fa purtroppo qualcuno anche nelle nostre fila, dire che questo è un governo di destra è un riflesso tafazziano. Noi stiamo sostenendo un governo con responsabilità perché abbiamo scelto di mettere in campo una soluzione che potesse mitigare i danni che erano stati commessi e potesse affrontare la crisi con più carte in regola, una credibilità internazionale maggiore di quella che aveva il governo precedente. Dall'altra parte, io credo che noi dobbiamo anche rivendicare il ruolo che abbiamo avuto in questi anni, in questi mesi, e che abbiamo avuto anche nell'affrontare le grandi riforme che sono state fatte. Io credo che abbiamo avuto un ruolo importante e dobbiamo rivendicarlo nel migliorare. I nostri parlamentari hanno fatto bene a sostenere il governo Monti e hanno avuto un ruolo importante nel migliorare sia la riforma delle pensioni, imponendo anche in questi giorni una discussione sugli esodati che ha portato a una soluzione per 120.000 persone e con la spending review la possibilità di trovare le risorse, così come credo che dobbiamo rivendicare ciò che abbiamo fatto per mitigare gli effetti della riforma dell'articolo 18, così come credo dobbiamo rivendicare il fatto che oggi c'è la possibilità di migliorare ulteriormente, senza stravolgere, ma di migliorare ulteriormente quelle leggi. Io credo che noi dobbiamo fare queste due cose. La nostra responsabilità è stata sostenere questo governo e dobbiamo rivendicarlo, non avere paura a farlo. Così come dobbiamo rivendicare le scelte che abbiamo contribuito a compiere per migliorare quelle leggi. Io penso che
Tutto ciò è vero e penso anche che questo significa non continuità o discontinuità, questo significa che noi ci dobbiamo assumere il merito e l'onere delle scelte che abbiamo fatto, che ha fatto questo governo, e credo che questo significhi però pensare che nel 2013 un grande partito come il nostro debba proprio perché si assume fino in fondo la responsabilità di governare il paese, di pensare al paese nella crisi, non possa rinunciare a proporsi per governare il paese con un proprio presidente del Consiglio. La seconda discussione, che invece è attuale, ma io credo che non possa essere il cuore né eventualmente delle primarie né tantomeno delle elezioni, perché saremmo perdenti comunque e sarebbe perdente il paese, è la discussione tra il vecchio e il nuovo. Cioè, io credo che vadano fatte scelte e vadano fatte scelte coraggiose e siano state fatte scelte coraggiose, assolutamente non pubblicizzate. Lo dico qua io prima che lo dica Marina o lo dicano gli altri parlamentari, si sono fatte scelte importanti in questi mesi rispetto ai tagli dei costi della politica. Si è scelto l'altro giorno, per una giornata intera sono andati tutti avanti su tutti i blog a spiegare che sarebbe stato uno scandalo il fatto che i partiti non avrebbero rinunciato in Parlamento ai 91 milioni di finanziamento elettorale per destinarli ai terremotati. È successo, sfido chiunque a trovare sui blog, gli stessi blog, la notizia che era successo. Così come mi pare siano stati compiuti diversi atti, il dimezzamento dei finanziamenti elettorali, la proposta nostra di riforma dei partiti. Io credo si sia fatto molto, vanno fatte altre scelte coraggiose. Bersani ha fatto una scelta coraggiosa, evocativa. Ha scelto di dire primarie e di dire primarie aperte, accettando anche l'idea di pensare a altre candidature del Partito Democratico. E ancora, io credo che su questo bisogna andare avanti, su questa strada. Le primarie, la scelta dei candidati con una partecipazione dei cittadini, la scelta del limite dei mandati da rispettare. Io credo che si debba andare avanti a dare segnali importanti. Tutto ciò serve a dare un segno di apertura, però deve servire a dare un segno di apertura, non deve servire a dare un segno punitivo per chi in questi anni ha lavorato in Parlamento e chi ha svolto un ruolo importante. Ora, non è però su questo che si vincono le elezioni. Non soprattutto su questo, al centro della discussione, anche se faremo le primarie, non può essere il tema dello strappo con il passato o della rottamazione, ma ci deve stare il Paese, sapendo che il rinnovamento aiuta a costruire credibilità, ma al centro c'è il Paese, le proposte per il Paese. Noi vinciamo se siamo credibili e affidabili come forza di governo. E oggi le proposte e la carta degli intenti diventano centrali. E su questo bisogna chiedere che si faccia in fretta, che si dica dove si fanno e che si faccia, sapendo che devono essere la sintesi, sapendo che noi avremo, se ci saranno le primarie se ci saranno direttamente le elezioni, noi non potremmo, io penso che noi dovremmo sostenere il nostro segretario, ma sostenere il nostro segretario vuol dire sostenere tutti insieme il nostro segretario per dargli credibilità e affidabilità, ma questo c'è una condizione, che non succeda più che sul lavoro si sentano cose come quelle che sentiamo quotidianamente dal nostro responsabile del lavoro e posizioni assolutamente diverse da quelle che per esempio abbiamo deciso di avere su molte questioni all'Assemblea Nazionale o altro. Occorre che ci sia una scelta rispetto alle proposte da avanzare al Paese
che sia condivisa, si trova in una sintesi, ma dopodiché tutti, perché su questo ci giochiamo gran parte della credibilità e dell'affidabilità, si impegnino a portare avanti. Io penso che da qui si debba partire, anche per dare concretezza a quell'alleanza tra moderati e progressisti di cui abbiamo parlato, da qui si debba partire anche senza rinunciare, adesso non facciamo finta che non ci sia questo problema, da qui dobbiamo partire anche per dire che cosa vogliamo migliorare dell'eredità che lascerà il governo Monti e che cosa vogliamo migliorare delle riforme che sono state fatte. Io penso che questo sia il terreno su cui dobbiamo misurarci, su cui noi dobbiamo dare il maggiore dei contributi. Ripeto, chiaro, lo voglio dire con grande chiarezza, io penso che noi dobbiamo avere questi obiettivi e dobbiamo farlo rivendicando il sostegno al governo Monti, ma senza far finta che molte delle scelte fatte dal governo Monti non abbiano avuto un impatto sociale sui cittadini, e dobbiamo spiegarlo, e dobbiamo spiegare perché, e dobbiamo ricordare quali sono le responsabilità che ha avuto il centrodestra, la Lega che oggi ci dà lezioni, su quella vicenda. Ora, e se andremo alle primarie, lo voglio dire subito, il tema deve essere le primarie. Noi non apriamo un congresso in campagna elettorale, noi non possiamo aprire un congresso a 6 mesi dal voto. Se si fanno le primarie, si fanno le primarie, si decidono le proposte del PD e si va fuori, non ci si chiude dentro. Non serve militarizzare l'organizzazione, non serve costruire meccanismi congressuali tutti autoreferenziali, dobbiamo stare fuori. Le primarie devono servire a dare credibilità anch'esse a una candidatura che poi si cimenterà alle elezioni. Se noi le interpretiamo come lo schieramento opportunistico delle diverse componenti interne, la conta dei buoni e dei cattivi all'interno, io credo che noi facciamo un danno a noi stessi e a chi viene candidato alle primarie. Ora, detto questo, io penso che dobbiamo evitare che le primarie trascinino il PD in un conflitto interno, e chiudo dicendo: siccome io credo che il PD non possa rinunciare all'ambizione di esprimere il Presidente del Consiglio, sapendo che c'è un percorso aperto, c'è una situazione i cui esiti non sono chiari, questa deve essere la nostra prospettiva, non altra. Questo si fa, ripeto, garantendo credibilità e affidabilità. E voglio dire a Marina, noi venerdì non si discuterà del cambio di statuto, però sabato non si discuterà del cambio dello statuto. Segnalo però, e mi piacerebbe che se ne discutesse, che sul tema il PD deve avere più di un candidato alle primarie, se è giusto o non è giusto che il PD abbia più di un candidato nelle primarie, c'è, io credo, una legittima preoccupazione. E la legittima preoccupazione non è solo il fatto che bisogna, non è legata al fatto che bisogna rispettare lo statuto, ma che più candidati del PD rischino di gettarci dentro una competizione in cui prevalgono gli elementi interni, gli elementi di schieramento interno, rispetto al lavoro che dobbiamo fare fuori per aprire questo partito, per costruire un'alleanza forte che si candidi davvero e possa davvero governare questo paese. Grazie Franco. Devo dire che questa volta il politichese, che a volte ci soffoca un po', non è stato oscuro, anzi
Devo dire che ha detto delle cose piuttosto chiare. Allora, la prima che ho iscritto con altre sei persone è Emilia De Biasi. Prego, apri le danze, Emilia. Ordine cronologico, eh? Sì, mi scuso se intervengo così presto. Domani mattina, purtroppo, il lavoro... Devo aprire l'aula, quindi devo partire alle 6:30, per cui andrò via un po' prima. Sì, appunto, avendo io le chiavi, non posso non aprire l'aula. Io in larga misura condivido le cose dette da Franco, l'impianto delle cose dette da Franco. Vorrei però segnalare alcuni elementi di disagio anche. Sono stata contenta che Franco questa sera abbia riconosciuto il ruolo dei parlamentari, perché trovo che almeno nella nostra realtà è cosa ben strana che si discuta della crisi nel corpo diffuso del partito non avendo una relazione con i parlamentari. Lo dico perché questo parte dal gruppo dirigente centrale della federazione, si dirama nel territorio. Io credo che questo non vada bene, perché il lavoro che noi facciamo non può essere solo quello che viene riferito dalla stampa, cioè credo che ci sia un problema di sentirsi anche parte di un gruppo dirigente, altrimenti, capite, diversamente già noi siamo sequestrati praticamente ormai 5 giorni a settimana, ma se andiamo avanti così la separazione è molto netta e questo non va bene e non funziona. Perché a me piacerebbe potermi sentire maggiormente rappresentativa del mio territorio e se ci sono dei problemi, io penso che è giusto che questi problemi emergano, affiorino, se ne possa discutere e si possa migliorare il modo di lavorare. Così come è andato fino adesso, però io lo dico con franchezza, non va bene. E per me è un motivo anche di tristezza, perché evidentemente, come dire... uno può pensare di mandare il newsletter, mandare i propri pezzi, mandare le cose in giro, però è un'altra cosa dal costruire un gruppo dirigente e credo che ci sia a Milano come in Italia una certa frettolosità a liquidare il lavoro dei parlamentari, forse perché, lo dico maliziosamente, facendo questo si può evidentemente si possono aprire altre strade, ma questo credo che non faccia bene a nessuno, perché noi possiamo andare tutti quanti via, ma il tema di come si selezionano le classi dirigenti all'interno del PD, oltre che all'interno del partito, del paese, è un problema molto più serio di quello che noi possiamo anche soltanto pensare. Secondo punto, certamente diceva Franco, parlava di, non l'ha chiamata giustamente antipolitica, però certamente un distacco dei cittadini dalle istituzioni, in particolare dai partiti, il tema dei blog e dell'informazione nel suo complesso che veicola messaggi molto parziali, però io mi chiedo anche qual è la funzione del partito come strumento capace di veicolare messaggi positivi. Certe volte io penso, scusate la franchezza, che una sorta di antipolitica sia anche fomentata dal nostro interno in modo più o meno consapevole, più o meno voluto, ma le conseguenze di alcune azioni sono poi davanti agli occhi di tutti. Come Marina e i miei colleghi sanno, credo di essere l'unica che l'ha detto pubblicamente, insomma in una sede pubblica, cioè nella riunione del gruppo, lo voglio dire anche ai compagni e agli amici che sono qui questa sera, io penso che noi sbagliamo quando deleghiamo a 4 associazioni la formazione del consiglio di amministrazione della più grande azienda culturale del paese, cioè la RAI. Penso che noi sbagliamo se deleghiamo in bianco e non stiamo sulle competenze, che non vuol dire stare a metterci i partiti, perché come sapete, chi mi conosce lo sa, io da sempre sono perché i partiti si allontanino decisamente non solo dalla RAI ma dai consigli di amministrazione degli enti culturali. Ma detto questo,
E un'altra cosa è delegare neanche alle associazioni che hanno competenze in materia, ma così genericamente a quattro associazioni la cui rappresentanza sociale, mi permetto di dire, è fortemente ambigua. Allora c'è un tema, lo dico perché, ormai le cose sono andate così, però lo dico perché anche questa è formazione delle classi dirigenti. Non possiamo pensare che i percorsi siano i percorsi tradizionali, o si delega i movimenti o si sceglie il partitismo duro. Credo che ci sia un'altra soluzione, che è l'apertura alla società, una fase di ascolto e soprattutto di coinvolgimento di competenze. Diversamente, guardate, anche il tema delle primarie prende tutto un altro aspetto. Perché il problema non è che noi mettiamo lì uno, noi mettiamo lì una persona che non vogliamo sia il leader populista, ma abbia alla base una, come posso dire, questo tessuto civico, questa relazione con la società, questa credibilità nella capacità di coinvolgimento delle competenze. Altrimenti vuol dire che torniamo alla politica politica, alla politica dei partiti, e dall'altra parte agli ottimati che decidono sulla base della autorappresentazione delle élite come unica strada di governo del paese. Io penso che la sinistra sia nata per altro, ma vorrei che di questo potessimo discutere. Ultimo punto, sarò molto molto breve. Sono d'accordo con Franco su un punto, e cioè noi sosteniamo il segretario, lo sosteniamo realmente, sosteniamo la sua candidatura, però io penso che non possiamo farlo da acquattati, cioè penso che noi dobbiamo anche nella carta di intenti mettere in luce la nostra cultura politica, che mi dispiace, per quel che mi riguarda, non è la cultura politica dei giovani turchi, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, ma io penso un'altra cosa, e ho fatto il PD per altri motivi, e vorrei non restare schiacciata nella antinomia che abbiamo potuto leggere in modo così enfatico quanto inutile dall'intervista di Boeri, fra il neoliberismo da una parte e la socialdemocrazia. Cioè mi pare che il PD sia nato già, per fortuna, un pochino più avanti rispetto a questa antinomia. Il governo Monti e il dopo Monti. Io credo che in questo momento, non è che sia ozioso, perché poi tutti ne discutono, quindi evidentemente tanto ozioso non è. Penso però che noi abbiamo in questo momento un altro compito. Il compito non è solo il sostegno al governo, ma è modificare alcune scelte del governo, perché un conto è Monti, la grande politica europea, un conto è il suo governo. E allora sul suo governo io credo che volta a volta noi possiamo e dobbiamo dire qualcosa. In questo modo si diventa credibili, e in questo modo evitiamo appunto che la selezione ancora una volta delle classi dirigenti appartenga ad un ceto sociale, ad una classe, ad un settore di intellettuali, quando penso che la sinistra, e noi siamo la sinistra moderna, sia nata davvero su un'idea maggiore di uguaglianza, e non mi fa schifo dire questa parola, e vorrei che magari la usassimo non sempre a sproposito come nel caso del lavoro, ma potessimo utilizzarla realmente nel suo senso di pari opportunità, che non riguarda solo gli uomini e le donne, ma oramai riguarda una visione di società. Io credo che Area Democratica debba recuperare le sue forze, recuperare le sue radici, recuperare le sue intenzioni e far pesare le sue idee anche nella stesura della carta di intenti, che io trovo decisiva per impedire che sia una contesa tutta interna al partito, che ci porterebbe solo del male. Grazie Emilia. Marco Leonardi. Allora, per gli iscritti che abbiamo ci diamo 5 minuti grosso modo, dopo questo ruolo antipatico, scusatemi, vi farò cenno quando mancano 2 minuti, ve lo dico prima, tempi europei. Poi si prepara Matteo Bianchi. Più che discontinuità o continuità, secondo me noi dovremmo iniziare a spiegare che cosa succede, qual è l'alternativa se non difendiamo l'operato di questo governo Monti. Molto semplicemente dobbiamo spiegare che cosa succederebbe in alternativa, questa è la vera domanda. E cosa succederebbe in alternativa è semplicemente che renderemmo le cose molto più difficili in Europa in un momento in cui proprio non abbiamo bisogno, perché bisogna ricordarsi che la trattativa con i tedeschi è una trattativa molto importante, molto delicata, e per una volta credo che tutta l'Europa stia guardando a noi, e non credo di esagerare molto, credo che molta dell'Europa stia proprio guardando al PD, in quanto il PD è il partito che in tutti i sondaggi
ha un'aspettativa di vincere le prossime elezioni, comunque entrare in una maggioranza nelle prossime elezioni, quindi c'è tutta l'Europa che guarda noi, soprattutto la Germania che guarda noi. E guardate che sono molto preoccupati del fatto che neanche noi abbiamo deciso esattamente che cosa fare, se siamo pro o contro Monti, ma non tanto pro contro Monti nella sua persona fisica, ma se siamo per continuare nella sua politica o per non continuare nella sua politica. Questa è una cosa, non è una discussione oziosa, è la discussione a pochi mesi dalle elezioni, e non solo per una volta, non solo per gli elettori italiani, ma per gli elettori europei. E quindi io credo che sia un grave errore di chi parla della discontinuità rispetto a questo governo, perché è un errore più che politico, un errore logico. È difficile spiegare agli elettori italiani e a quelli europei, visto che vogliamo l'integrazione europea, che noi la mattina andiamo a votare per il governo Monti e quello che fa, e al pomeriggio siamo contro il governo Monti. Questo è un errore logico più che politico, è quasi inspiegabile. Inspiegabile agli elettori italiani, credo, anche se qualcuno pensa di ricavarci qualche voto in più, e soprattutto inspiegabile agli elettori europei e tedeschi. Questo è davvero inspiegabile. E quindi d'accordo, ha ragione Mirabelli, migliorare le riforme sicuramente si può, si deve, ha ragione anche Emilia, ma scusate, io ho sentito anche qualcuno che le vuole disfare le riforme, e questa è un'altra cosa inspiegabile, logicamente spiegabile, uno non vota una riforma oggi e domani dice che la vuole disfare. Io non credo che questo sia una cosa che né politicamente né logicamente sia tenibile, difendibile, altrimenti uno fa la figura che ha fatto Squinzi oggi, e la Confindustria di oggi, scusate, anche questo, la figura che hanno fatto oggi è semplicemente questa. Se uno gli chiedeva qualche mese fa che cosa volete sulla riforma del lavoro, la CGIL diceva una cosa, la Confindustria diceva la cosa esattamente opposta. Uno diceva a destra, l'altro diceva a sinistra, uno diceva a nord, l'altro diceva a sud, uno diceva bianco, l'altro diceva nero. Allora, e oggi ci vengono a spiegare, sono 100% d'accordo? Guardate che lo capiscono anche i gatti, che quella è una posizione di conservare quello che c'è e di essere contro un governo che vuole cambiare. Questo lo capiscono tutti, tanto è vero che credo che la nostra missione debba essere quello di spiegare, e non è impossibile spiegare, perché guardate che sulla pagina dopo del Corriere della Sera c'era un interessante sondaggio che diceva, quella dopo intendo, quella che dopo che spiegava che Squinzi e la Camusso andavano a braccetto, c'era la notizia che 7 su 10 degli italiani approvano in qualche modo la spending review. Certo che ci sarà molto da migliorare, molto da lottare, molto da evitare che si facciano degli errori per la fretta come sono stati fatti fino adesso, ma una cosa è dire che bisogna farla e dire che bisogna in certo qual modo migliorarla, ma una cosa è dire che non bisogna farla. Queste sono due cose che sono alternative, e quindi io sono per dire assolutamente spiegare che bisogna farla, anche perché appunto 7 italiani su 10 e quindi potenziali elettori nostri sono per farla. E adesso ci saranno 1000 ostacoli, se volete vi spiego, ci saranno 1000 esempi in cui tenteranno di dirvi che non bisogna farla, punto e basta, e invece bisogna farla. E se posso permettermi, andate ancora un minuto, vi racconto anche quello, ci saranno molti esempi, anche molti personaggi molto autorevoli. Per quanto mi riguarda, io lavoro in università, per esempio c'è una cosa che è successa in questi giorni, che ve la posso raccontare perché in tutti i campi ci saranno delle cose più o meno uguali. È 20 anni che si cerca di rifare i concorsi universitari in modo da fare in modo che non possono proprio tutti i professori che non hanno mai fatto niente negli ultimi 20 anni sedere nei concorsi e nominare i nuovi professori. Allora questo governo ha deciso che solo chi sta sopra la media delle pubblicazioni e della bravura accademica può fare da commissario di concorso, e questa è una norma che si aspettava da 20 anni, perché succede oggi che nei concorsi l'educazione e l'istruzione è una roba importante, come tutti sappiamo, siedono i commissari che sono molto meno bravi dei candidati, quindi questo ovviamente non è una cosa possibile. Bene, questa cosa era possibile, e oggi ci verrebbero a spiegare che invece sarebbe addirittura incostituzionale. Incostituzionale perché uno, quando ha iniziato a fare la carriera universitaria, non poteva sapere che un giorno sarebbe arrivato il momento in cui, se non aveva pubblicato niente per 20 anni, non poteva nominare i nuovi professori universitari. Questo sarebbe addirittura incostituzionale. Siccome l'ha detto Onida questo, io non lo so, e quindi vedete un luminare.
Io non lo so se è costituzionale o no, probabilmente lui lo sa meglio di me. Io posso solo dire che sicuramente però questo è un cambiamento che si aspettava da 20 anni, che forse vale la pena magari riscriverlo in modo che non sia costituzionale e non spiegare che siccome è costituzionale questa cosa non va fatta, perché sennò gli italiani non capiscono. È una cosa che si aspetta da 20 anni ed è una cosa di buon senso e sacrosanta e giusta. È inutile spiegare che è incostituzionale se questo è incostituzionale, viene usato per dire che questa cosa non si fa. Si deve usare per casomai correggerla, non per dire che non si fa. Grazie. Grazie, grazie Marco. Matteo, si prepara poi Antonio Cavaliere. Ma l'impressione che si ha in questi ultimi tempi è che la cronaca politica stia scivolando verso una fase nella quale qualsiasi problematica e qualsiasi tematica, anche cruciale, fondamentale per le sorti del Paese, nella discussione politica quotidiana diventa semplicemente un elemento e un terreno di contrapposizione e di divisione. Così qualsiasi tentativo di tematizzare, problematizzare i provvedimenti di questo governo finisce per tracciare un solco tra chi vuole essere più montiano e chi invece preferirebbe esserlo un pochettino di meno. In assenza di un quadro chiaro sulla legge elettorale, la questione delle alleanze diventa un gioco delle coppie un pochettino perverso, per cui io ci sto se c'è anche un terzo, però nel momento in cui arriva un quarto siamo già in troppi e quindi non se ne fa più niente. E ultimo, anche un elemento per noi particolarmente delicato come la ricerca del candidato leader che il centrosinistra proporrà per governare il Paese, e sottolineo per governare il Paese, non per fare altre cose, rischia di diventare il terreno nel quale, lo si diceva precedentemente, noi riproponiamo una discussione pseudo-congressuale basata oltretutto su presupposti che nulla hanno a che fare con il governo del Paese. Ora, siccome così facendo noi rischiamo di assomigliare pericolosamente a quella caricatura della politica che ormai gira nell'opinione pubblica e soprattutto rischiamo di non essere all'altezza della fase delicata che stiamo vivendo in questo Paese, io credo che come sempre da una fase così si esce assumendosi una responsabilità. Una responsabilità che non è una responsabilità scontata in una fase nella quale noi siamo reduci da anni di governo del centrodestra che ha mortificato non soltanto il Paese ma anche l'idea che della politica il Paese e del ruolo della politica il Paese ha. Io credo che questa assunzione di responsabilità debba vedere il PD protagonista e deve in particolar modo riguardare il fatto che il PD possa da qui al 2013 mettere in campo in primo luogo un progetto credibile per la ricostruzione economica, morale e sociale di questo Paese, e che possa essere un percorso in grado di permetterci nel 2013 di candidarci con autorevolezza a guidare il Paese. Io concordo con quello che veniva detto. Credo che una delle precondizioni sia quella di chiarire che questo percorso non si possa esaurire evidentemente né sulla misura dell'età anagrafica dei leader, sul maggiore o minore tasso di innovazione, o nemmeno su chi ha restituito prima l'auto blu. Credo che debba essere un percorso non ridotto all'elaborazione di un programma elettorale, ma dovrà costituire un nuovo patto tra la politica e la società, un'alleanza, si diceva prima, attraverso un'ampia convergenza di forze. Io credo che questo non significhi, lo si diceva anche precedentemente, discutere sulla discontinuità nei confronti del governo Monti, così come io credo che sia illegittimo anche il tentativo che è stato fatto da parte di qualcuno anche recentemente di assegnare al governo Monti un'etichetta di primogenitura rispetto ad un percorso
politico, magari anche a livello europeo. Anche perché io credo che la dote, una delle dote maggiori che noi portiamo a questo percorso, sia proprio non tanto e non solo la fedeltà al governo Monti, quanto la lealtà non formale, al contrario di altre forze che magari lavoravano in tempi notturni per disfare ciò che invece veniva costruito di giorno. E anche, io direi, laddove abbiamo lavorato legittimamente per cambiare, per intervenire, per modificare i provvedimenti del governo Monti, non lo abbiamo fatto per distinguerci o per mettere bandierine, come qualcuno avrebbe voluto, ma io credo lo abbiamo fatto per evidenziare oggi che proprio per dare più forza all'azione di risanamento e di rigore noi abbiamo bisogno di una prospettiva di crescita e di equità. E questo, credo, la crescita e l'equità debba essere anche la coordinata principale del progetto che noi mettiamo in campo. Un progetto, si diceva prima, che sia fondato sulla credibilità, sull'autorevolezza e sulle coordinate progettuali per questo Paese. Chiudo in fretta. Io credo che ci sia un'altra questione sulla quale occorre che noi diamo un grande segnale di responsabilità, ed è quella di una risposta chiara, univoca e decisa alla questione dell'antipolitica, che, lo dico per inciso, non credo che noi possiamo oggi come oggi relegare più semplicemente al grande successo elettorale del Movimento 5 Stelle. Noi siamo tutti europeisti e basta che buttiamo un'occhiata oltre il confine di Como Chiasso per accorgerci che nel vecchio continente, in Europa, esiste un'ondata ormai sempre più radicata di revisione dei criteri della democrazia rappresentativa. E di sfiducia, ho finito, e di sfiducia nella politica che, contrariamente a qualche anno fa, non arriva più dai ceti medio-bassi della popolazione, ma che arriva invece dai ceti più dinamici e produttivi. Ecco, io credo che a questa antipolitica non si risponda più soltanto con la pur doverosa moralizzazione dei costumi della politica stessa, ma occorra in questo un'assunzione di responsabilità, rispetto alla quale soprattutto il Partito Democratico, che in tempi non sospetti ha fatto politica in questo senso, debba assumere. Anche perché, e chiudo con una battuta, io appartengo a quella categoria di persone, non so se siamo tanti o pochi, mi auguro numerosi, che non ritiene un gesto di arroccamento, di chiusura, di autoreferenzialità, di resa della politica, il fatto che il segretario nazionale del proprio partito si metta a disposizione per guidare questo percorso. Non credo che sia un segnale di resa della politica, credo al contrario che possa essere lo strumento attraverso il quale il PD possa ulteriormente risultare protagonista di questo percorso. E in questo percorso io credo che tutti noi convintamente possiamo e dobbiamo ritrovare nuove ragioni per contribuire al progetto. Grazie Matteo. Antonio Cavaliere. Si prepara Claudio Garbelli. Intanto che arriva Antonio, io direi di chiudere le iscrizioni perché dobbiamo lasciare tempo poi a Marina di concludere non in orario indecente, e vi porto anche il saluto e le scuse per l'assenza di Patrizia, che è già volata a Bruxelles oggi pomeriggio. Antonio. Dicevo, qualche sera fa al tavolo con Franco Mirabelli ci scambiavamo delle battute, io facevo una considerazione del tipo: qualche diecina di decenni fa, probabilmente, qualche decennio fa, probabilmente la gravissima crisi che stiamo vivendo oggi come nazione e come nazione in Europa avrebbe portato probabilmente a qualche guerra, perché prima si risolvevano così le grandi crisi di questo tipo. Allora io credo, non dico che dobbiamo andare in guerra, ma è chiaro, abbiamo lavorato tanto in Europa per evitare, siamo in una condizione di civiltà tale che non dobbiamo andare in guerra. Però la situazione è molto delicata e molto grave, e Franco diceva ancora dobbiamo andare al cuore del problema. Secondo me il cuore del problema è quello sul quale noi dobbiamo concentrarci,
il Partito Democratico, e dico anche l'area democratica in particolare, visto che siamo stati un po' il lievito anche di questa soluzione del governo Monti per portare il Paese in una quasi normalità, ecco, io credo che noi assieme alle riforme, abbiamo fatto la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni, adesso stiamo lavorando sulla revisione della spesa, eccetera. Ma se noi non concentriamo l'attenzione su come portiamo fuori l'Italia da questa situazione, l'Italia in Europa da questa situazione, io credo che noi non facciamo la parte del partito politico, cioè il mestiere che dobbiamo fare. Quindi penso che dobbiamo concentrare l'attenzione su come, su quali programmi concentrarci, cioè su come sollevare il paese. L'Italia è un paese manifatturiero, quindi vuol dire che deve produrre prodotti, deve produrre in un certo modo, in maniera tale che compensi quei vasi comunicanti che si sono messi in collegamento con la globalizzazione. Qui in pratica si produce meno perché d'altre parte si produce di più. Noi dobbiamo fare in modo da avere situazioni da produrre di qualità, produrre di più, perché lo spread che qualche tempo fa era solo 150, adesso va a 480 e resiste. Io credo che non sia soltanto dovuto alla credibilità delle nazioni e tutte queste cose. Ci sono qualche cosa di più sostanziale sotto. E secondo me è la produzione della ricchezza, che comunque in Italia continua ad essere scarsa. E allora noi come Partito Democratico dobbiamo sollevarci dal discutere certamente di riforme, certamente di come noi dobbiamo andare alle elezioni, ma dobbiamo dare una soluzione al nostro paese, cioè dobbiamo dire come l'Italia deve può venire fuori da questa situazione. E siccome la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, noi dobbiamo concentrare l'attenzione su come produrre, dove produrre, cosa produrre, è una grande scelta triplicare, se non quadruplicare, gli stanziamenti pubblici e privati per la ricerca scientifica, perché è l'unico modo per far meglio e di più in questo paese. Noi non è che possiamo metterci, pensare di andare nei sottoscala a produrre, noi non possiamo fare questo, noi possiamo solo fare produzione di qualità, solo produzione di qualità, e possiamo aumentare la qualità solo e unicamente migliorando la qualità del lavoro, la ricerca scientifica. Quindi io credo che noi abbiamo il dovere di porre in atto un programma per sollevarci dal piattume della discussione, che poi alla fine si finisce per essere il solito partito che bada a come assettare i propri organigrammi, eccetera, anche nei posti di potere, ma noi dobbiamo dare soluzioni chiare ai problemi dell'Italia. Questo è il tratto che ci deve distinguere, e io credo e auspico che Area Democratica faccia questa parte, cioè ponga al centro dell'attenzione il lavoro, come noi uscire da questa situazione, perché riforme del lavoro, eccetera, ma senza lavoro io credo che il Paese non esce dalla crisi. Noi abbiamo il dovere di indicare queste cose. Grazie. Grazie Antonio. Claudio Garbelli, e si prepara poi Lorenzo Gaiani. Ricordo che sono 5 minuti, io vi faccio il segno a meno 2, poi sono troppo buono io, lo so, per cui sforate tutti. Vediamo se Claudio riesce a stare nei 5 minuti. Dubito. Credo che i riferimenti al governo Monti siano soprattutto rispetto alla capacità che ha portato molto rapidamente il Paese di fronte ai problemi concreti, ricordando un periodo dove gli scenari, a dir poco onirici, stavano completamente allontanando da quello che erano le criticità vere. Quindi questo è un elemento su cui credo poco si possa discutere. Certamente sui provvedimenti dobbiamo avere una capacità critica, credo che lo abbiamo dimostrato. Sulla spending review non penso che bisogna essere d'accordo o a favore, è uno strumento. Lo strumento porta dei risultati, bisogna entrare nel merito dei risultati e degli obiettivi che vuole conseguire. Su questo Marco Leonardi ha citato un sondaggio, credo che Renato Mannheimer ha pubblicato ieri sul Corriere, ma molto intelligentemente lì c'è un gradiente.
E quando si parlava di sanità pubblica il 58% non era d'accordo. È vero che bisogna meglio spiegare, ma ci sarà un perché. Allora, credo che il tema delle competenze che molti hanno sottolineato è stato giustamente messo all'ordine del giorno in questi mesi. Non si può fare politica senza le competenze e viceversa. Credo che, entrando in questo tema molto rapidamente, a un certo punto all'articolo del decreto legge sulla spending review che parla di sanità, si entra in modo molto ficcante sul piatto e si dice portare a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 per riabilitazione lungo degenza post-acuzie. Lungo degenza e post-acuzie è rimasta tale quale ai dati precedenti. E qui va bene, perché con l'esplosione della cronicità che c'è stata, come si potrebbe fare altrimenti? Ma anche in sé la diminuzione dei posti letto non è sbagliata. Peraltro vi porto a fare una considerazione matematica. A un certo punto si è detto non chiudiamo i piccoli ospedali, erano stimati in 250 al di sotto degli 80 letti, 250 per 80 fa 20.000, 18.000 sono i posti letto che adesso si dovrebbero sospendere 100.000. O chiudere, quindi vuol dire che è stato trasferito in capo alle regioni come andare a tarare questa iniziativa. Entriamo ancora più nel merito, si dice 40% sul pubblico come riduzione, quindi vuol dire che 60% a carico dei privati. Si legge in questo un'azione di riequilibrio in una espansione che c'è stata del pubblico, del privato accreditato rispetto al pubblico. Anche questa è da valutare perché credo che ormai abbiamo superato quella dicotomia pubblico è splendido, privato una schifezza o viceversa. Anche qui bisogna misurare i risultati. Ovviamente in seno alla Regione Lombardia credo che su questo è stato aperto un confronto ed è bene proseguirlo. Poi si dice, sempre proseguendo, che questi 18.000 posti letto, così più o meno contati, vuol dire riduzione degli organici. Io vi faccio un esempio molto pratico. Se fossero tutti 18.000 in Regione Lombardia, i requisiti di accreditamento dicono adesso che ci vuole un medico presente ogni 5 ore per 10 posti letto. Traduzione 1.800 medici a casa. Se fossero veri i requisiti lombardi. Allora, probabilmente non sarà così, vengo al mio ragionamento come anche proposte concrete. Si va avanti e si dice, e qui è il punto critico, nell'ambito del processo di riduzione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, probabilmente è un concetto di carattere costituzionale, operano una verifica della funzionalità delle piccole strutture. Promuovono, e qui sta l'interessante, l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale favorendo l'assistenza residenziale domiciliare. Domanda, perché solo Trento e Bolzano? Io so perfettamente che Trento e Bolzano sono sicuramente molto avanti in materia di assistenza residenziale domiciliare per le notevoli risorse economiche che hanno avuto come province autonome, per le particolarità di statuto e quant'altro. Probabilmente dobbiamo pensare a una manovra che riequilibri dappertutto questo tema dell'assistenza domiciliare residenziale, perché se si vanno a diminuire i carichi ospedalieri è inevitabile da questo punto di vista che si debba entrare nel merito di tutta la rete assistenziale domiciliare a livello del sistema nazionale, sanitario nazionale, perché questo è un tema fondamentale. Chiudo sottolineando questo. Qui si è stato molto sottolineato l'intervento sull'ospedalità. Si calcola, questa è un'altra uscita giornalistica, che si risparmiano 50 milioni dalla sospensione di questi 18.000 posti letto. Io vi faccio notare che essendo presente al tavolo regionale con i medici di medicina generale e pediatri di famiglia, le risorse aggiuntive per i medici di medicina generale sono stimate in 54 milioni di euro in Regione Lombardia. Traduzione, credo che su questa partita dell'assistenza territoriale preventiva e non solo,
vadano fatti degli interventi anche qui di spending review, di ricollocazione delle risorse e da ultimo butto un ragionamento. Ieri ho letto su un fondo di Alesina Giavazzi che se andiamo a risparmiare, quei risparmi non possono essere reinvestiti. Questa è una teoria che è stata ben esplicitata in quel fondo. Io mi chiedo questo e lo pongo all'attenzione, magari mi sbaglio io perché poi ragiono da medico, quindi non posso avere magari tutte le categorie economiche a posto nella mia testa. Allora, se io vado a risparmiare, l'ultimo. Perché almeno per quelle regioni che sono in pareggio di bilancio, tendono al pareggio di bilancio e non sono almeno la metà delle 20, una quota di questi risparmi, per esempio da un corretto utilizzo dell'acquisto di beni e servizi, possa essere reinvestito all'interno della rete ospedaliera vecchia? Erminio, io la butto lì. La butto lì e vabbè, sarò fuori di cozza, non mi interessa. Non mi interessa. Lo butto, mi dite che sbaglio e io sono d'accordo a sentire perché sbaglio. Allora, io dico questo, vado a risparmiare centinaia di milioni di euro e sono d'accordo a livello di beni, a livello di servizi, a livello di farmaci, di dispositivi e quant'altro. Io dico solo che però non investire più all'interno della rete ospedaliera, degli impianti, delle attrezzature. Vi ricordo che nella zona del terremoto fanno il 2% di PIL col biomedicale. Qualche problema ce l'hanno. È evidente che questo è un motore di sviluppo. La stessa cosa vale sulla ricerca, la stessa cosa vale sulla prevenzione. Sono ragionamenti da prendere in considerazione. Io ve li butto all'attenzione. Non ho una visione manichea o comunque di difesa a oltranza, però questi temi secondo me vanno presi in considerazione perché uno degli elementi di difesa in questo momento rispetto alle coesioni sociali è il mantenimento di un sistema di welfare, in particolare sociosanitario. Grazie. Grazie. Personalmente condivido. Lorenzo Gaiani e poi si prepara Emanuele Fiano. Spesso noi spesa sociale e sanitaria la consideriamo solo una spesa, ma produce anche PIL. Lorenzo. Sì, sono convinto anch'io che la riduzione del problema a continuità o discontinuità, come se si stesse parlando di tifo calcistico, sia fuorviante. Fuorviante e nello stesso tempo dannosa, come sempre sono queste divisioni astratte che finiscono per portarci nelle secche di contrapposizioni di tipo personalistico che poi si mascherano con i sommi principi e cose di questo genere. E penso anch'io che sia abbastanza poco responsabile l'atteggiamento di certi amici che hanno incarichi importanti nella dirigenza nazionale del partito che non trovano di meglio che continuamente dare addosso ad un governo che il partito ha deciso di scegliere e di sostenere fin dall'inizio. Credo però anche un'altra cosa, che nello stesso tempo l'accettazione di quelli che sono i necessari interventi che questo governo ha dovuto operare, venendo, ricordiamolo, da 3 anni di governo fallimentare della destra che hanno portato il Paese sull'orlo del baratro, e questo non dovrà mai essere dimenticato, a furia di modalità di governo di tipo folcloristico che prescindevano dai problemi veri e di tagli lineari che erano sicuramente molto più ingiusti e molto più dannosi di quanti non lo siano i tagli mirati che vengono adotti dall'attuale governo. Credo però che un conto sia l'adesione responsabile e a ragion veduta nei confronti di questi provvedimenti, un altro conto sia quella specie di entusiasmo che taluni commentatori che scrivono sui grandi giornali vorrebbero da parte nostra, nella prospettiva di questa sì che sarebbe una sospensione a tempo indeterminato della politica, prefigurando già fin da adesso e prescindendo dal parere degli elettori, che si debba andare alla riproposizione dell'attuale governo in una logica in cui oltretutto le distinzioni politiche fondamentali non sono venute meno, come dimostra ad esempio la vicenda della RAI, dove la nostra scelta responsabile ha fatto
da contraltare l'atteggiamento irresponsabile e fin troppo comprensibile in termini affaristici del PDL e della Lega, per non dire di tutta la vicenda della legge elettorale che è stata condotta secondo criteri di bassa bottega e che probabilmente, spero di essere smentito dai fatti, porterà all'impossibilità di arrivare ad una correzione della legge elettorale, come di fatto mi pare che sia già saltata ogni ipotesi di riforma delle istituzioni. Da questo punto di vista credo che il problema della continuità o della discontinuità emergerà da quelle che saranno le scelte politiche concrete che ci saranno imposte dagli eventi e dalla nostra capacità di governare gli eventi. E ciò è possibile, e ciò sarà possibile soltanto con una seria capacità di sintesi politica che sia alla base dell'alleanza che dovrà portarci a governare questo Paese. Non perché i problemi si esauriranno nel momento in cui il governo Monti non ci sarà più, ma perché ci sarà da parte del governo che gli succederà, spero un governo a guida democratica e con una forte presenza del Partito Democratico, dovranno essere affrontati secondo quelle che sono le nostre peculiarità specifiche e la nostra capacità di saper rispondere a quelli che sono gli stimoli che ci vengono. Sapendo comunque che già fin d'ora noi stiamo facendo e dovremo fare il nostro dovere, non per rinnegare, ma per intervenire laddove necessario su quei provvedimenti del governo che ci sembrassero inefficaci o dannosi laddove essi vengono assunti o in alcune loro pieghe. Io ho presente ad esempio il recente decreto sulla spending review. Credo che ad esempio nella questione del riordino delle autonomie locali siano stati commessi degli errori e sono abbastanza evidenti alla lettura di questo decreto. Penso che senza creare dei problemi particolari noi, i nostri parlamentari, abbiano tutta la capacità e tutta la possibilità di correggere questi errori, di correggere questi elementi confusione o controproducenti che sono presenti all'interno del decreto, una volta che esso verrà sottoposto alle Camere per essere convertito in legge. Credo che questo sia l'atteggiamento responsabile che noi dobbiamo assumere verso questo governo, sapendo che comunque alla fine la parola tornerà agli elettori e in quella sede lì noi dovremo credibilmente candidarci per dare una risposta a quelli che sono i problemi del Paese. Grazie. Grazie Lorenzo, anche per il tempo rispettato. Emanuele, si prepara poi Sara Valmaggi. È stato più preciso coi tempi, Lorenzo merita un encomio. No, i due minuti te li do dopo. Ma io spero che noi riusciremo a salvare da questo maremoto che sta travolgendo soprattutto tutto l'Occidente due cose principalmente qui alle nostre latitudini: l'idea dell'Europa e lo Stato sociale. Io penso che noi, Partito Democratico, dovremmo darci questo compito che è nelle nostre corde, nel nostro DNA, che fa parte anche della storia politica, di cultura politica da cui vengono le forze principali che hanno costituito il Partito Democratico. E spero che invece sconfiggeremo due ricette che hanno avuto molto successo in questi ultimi decenni. Uno è la declinazione nel liberismo dell'idea liberale dell'economia e due, un'idea di conservazione dello status quo, di cui hanno parlato molto meglio di me tutti quelli che hanno parlato prima, l'ha citato Franco Mirabelli, di cui ho apprezzato la relazione e la condivido. E io penso che per mettere insieme queste quattro cose, le due cose che io vorrei salvare, che penso che sia nostro compito salvare, le due cose che vorrei sconfiggere, che badate bene sono temi che io penso attraversino anche il Partito Democratico, non solo le forze a noi avverse o alternative, noi dobbiamo farci una domanda, e mi pare che ci fosse nelle parole di Cavaliere, implicita. Se rispetto a questa crisi fossimo stati noi al governo, se noi avremmo fatto qualcosa di diverso. Noi, dico PD,
facendo finta che fossimo da soli, non alleati a qualcun altro alla nostra sinistra. E noi dovremmo chiarire nelle prossime settimane, come compito nei confronti del Paese, se noi abbiamo una ricetta che è completamente diversa da questa. Io penso che noi avremmo avuto dei correttivi rispetto a quello che vediamo che è l'oggetto del governo Monti, ma condivido con chi ha parlato prima di me vari interventi, che molte delle cose che vengono fatte oggi, certo che possono essere corrette, nella direzione che insomma accennavo nei due temi precedenti, sono cose che noi apprezziamo, che noi pensiamo nel profondo del nostro DNA che servano. Anche noi pensiamo che il peso dello Stato... se vi disturbo non c'è problema. Che il peso dello Stato sia troppo, che anche il peso e il costo della politica in alcuni casi sia troppo, che in questo Paese ci sia troppa poca competizione sul talento e sulla competenza e molta sull'appartenenza a questa o a quella cordata. E io penso che lo abbiamo detto nella dichiarazione di voto che abbiamo fatto quando il Presidente Monti pochi giorni fa ha relazionato sull'incontro di Bruxelles. Io penso anche che noi dobbiamo stare attenti ad un'ulteriore cosa, che le crisi economiche verticali come quella che stiamo vivendo noi, che è pari solo a quella della Grande Depressione degli anni 30, toccano anche poi i fondamenti della democrazia. Quando noi parliamo, tutti noi parliamo del rischio di populismo e demagogia che può venire fuori da queste crisi, attirando coloro che si sentono non compresi, che sentono che la politica è lontana, che non risponde alle loro domande, e le attirano con quel vento populista che abbiamo visto sia con Berlusconi, che rivediamo in alcune forme di Grillo, e non solo, che vediamo delle volte anche a sinistra, nel centro-sinistra. Quello può diventare un pericolo, ecco i due minuti, può diventare un pericolo reale, e in questo si inserisce la questione sulla riforma della legge elettorale. In questo io faccio un appunto a noi stessi, sia al Partito Democratico che Area Democratica. Noi stiamo affrontando questa discussione sulla legge elettorale, che non so dove porterà, un po' in forma sparsa. Non emerge un nostro profilo, né del Partito Democratico, ovviamente nella grande difficoltà che abbiamo di trattare con chi forse sostanzialmente non la vuole modificare, ma anche fra di noi non c'è questa completa chiarezza, e dovrebbe invece emergere questo punto. Questo si traduce anche poi in una difficoltà di scegliere come vogliamo eleggere, in che modo i nostri rappresentanti. Io credo che c'entri anche con qualcosa che ha detto Emilia prima, e cioè col ruolo di distacco molto marcato che spesso noi parlamentari sentiamo con la vita del partito. C'entra anche questo, perché il modo con cui eleggi i parlamentari o con cui altri pensano e vorrebbero costruire la loro strada verso il Parlamento c'entra con questo. Si apre una stagione nella quale noi dobbiamo svolgere un compito difficilissimo: continuare a sostenere con tutta la forza possibile il governo Monti. Io penso, avendo in mente di sostituirlo alle prossime elezioni, perché noi vogliamo mantenere, io penso che sia giusto, il primato della politica, e lo dobbiamo però sostituire pensando che siamo noi i candidati, Pierluigi Bersani, il candidato a quel compito, contemporaneamente sostenendo il governo e modificandone alcuni degli assunti e dei risultati a cui vorrebbe arrivare. Sapendo che sarebbe però pazzesco per il Paese, per la nostra storia politica, per il DNA che ci ha costituiti, pensare a strade alternative che non siano queste in questo momento. Abbiamo di fronte giorni, mesi molto difficili, mi auguro che lo faremo tirando fuori il nostro profilo e non nascondendolo. Grazie Emanuele. Sara Valmaggi, e si prepara poi Piera Landoni. La Sara ci ospita, la più alta in grado. No, non dire più perché mi hanno già fatto notare che non funziona l'aria condizionata. Allora, ma quella è colpa di formigoni. Io sono fermamente convinta
della necessità e della scelta che ha fatto il Partito Democratico di sostenere in questa fase difficile il governo Monti mi convince il senso di responsabilità. Io credo che alla fine appunto questa responsabilità, che forse è stata un po' il nostro tratto distintivo, alla fine insomma può pagare anche in termini elettorali. Sono convinta anche del lavoro, diciamo, che è spesso un lavoro oscuro che hanno fatto i nostri parlamentari, anche perché forse questa fase particolare, se fosse giustamente valorizzata, potrebbe dare, credo che abbia riconsegnato anche, non so se diciamo, gli amici e i compagni parlamentari lo confermano, anche ha ridato probabilmente anche dignità al lavoro del parlamentare nel momento in cui alcuni provvedimenti sono stati poi effettivamente trasformati. Molte scelte sono state trasformate nel dibattito, molte dovranno essere trasformate. Voglio spezzare una lancia a favore delle riflessioni che faceva Garbelli sulla spending review, che forse è stato un po' troppo tecnico, però io dico solo una cosa, non è soltanto una questione di posti letto e di operatori sanitari. Un posto letto che si trasforma in prestazione ambulatoriale può essere un servizio a cui poi al cittadino si richiede una compartecipazione, per cui è un tema che poi ricade direttamente sulle tasche dei cittadini, e su questo io credo che il Partito Democratico una riflessione la debba fare in quell'ottica, non voglio, però insomma c'è anche questo. Io credo che il nostro compito come Partito Democratico non sia soltanto in questa fase quello di modificare i provvedimenti che mette sul tavolo il governo Monti, ma credo in questa diciamo strada difficile, in questo binomio difficile in cui ci troviamo, da una parte il populismo spinto e dall'altra il rigore, quello di costruire una prospettiva politica per il Paese. Io penso che noi non possiamo dire dopo Monti c'è Monti. Dopo Monti c'è una prospettiva politica di cui noi dobbiamo essere assolutamente la guida. C'è un lavoro da fare prioritario assolutamente rispetto all'alleanza e al programma. Lo devo dire a Marina, io ho apprezzato, avevo apprezzato la scelta di Bersani del dire anche con coraggio: andiamo all'Assemblea nazionale e modifichiamo lo statuto. L'avevo apprezzata come scelta coraggiosa, nel senso togliamo il tavolo, spuntiamo anche le armi un po' sia al personalismo sia al nuovismo. Sinceramente faccio fatica a capire ora che cosa andremo a fare, che cosa andrò a fare con gli altri all'Assemblea nazionale, all'Assemblea nazionale di sabato. Perché io sono convinta anche della scelta, non mi interessano altre prospettive appunto che vedo il nuovismo ed il personalismo, però voglio aderire come area democratica, l'hanno già detto altri, lo voglio ribadire, a un progetto politico. È un'adesione che non deve essere aprioristica e non deve essere un passo indietro rispetto appunto all'idea che noi abbiamo avuto sostenere il progetto del Partito Democratico. Questo lo dico a livello nazionale, ma noi credo che abbiamo una responsabilità in più. Ci sono delle criticità all'interno del partito, io credo che queste criticità le vedo ancora più forti nell'area metropolitana milanese. Allora, dato che si apre una fase nuova, credo che non sia più rinviabile per noi anche una riflessione seria sulle prospettive della segreteria dell'area metropolitana milanese. Grazie. Grazie Sara. Piera Landoni, poi si prepara Andrea Bonaventura. Visto perché fa la vicepresidente del Consiglio, perché ha usato meno del tempo che va a disposizione, ma ha detto tante cose. Piera. Sì, dirò anch'io alcune cose che sono già state dette e anche per spot. Anch'io ritengo che sia giusto avere un atteggiamento responsabile, d'altra parte fin dall'inizio noi abbiamo detto che avremmo sostenuto il governo Monti, altrimenti non capisco perché sia stata fatta quella scelta inizialmente. Quindi
giusto dimostrare responsabilità, altro è discutere anche l'azione di questo governo, perché io credo che la delega che è stata data a questo governo è quella di far crescere il paese, di far uscire il paese dal pantano. Allora, il paese esce dal pantano, secondo me, se il paese però non acuisce le diseguaglianze e non parla solo di dati economici, ma tiene conto anche del dato sociale. E io credo che per quanto riguarda per esempio la spending review, alcune cose sono sicuramente state fatte nel modo giusto, altre però mi sembrano frutto di una fretta che non è stata buona consigliera. Alcune di queste cose sono ad esempio la questione della sanità, perché non è banale, perché è vero che quando si parla di posti letto, quando si parla di welfare, sembra di parlare di qualcosa di tecnico, ma non è affatto una cosa tecnica, perché si diminuiscono le possibilità per le persone di essere curate, è chiaro che tutto quello che rimane fuori da quello che lo Stato non fornisce deve essere compartecipato, tutto questo va a acuire le diseguaglianze, va a chiedere ai cittadini un'ulteriore spesa che forse non può sostenere. E allora se noi diciamo IVA no perché al centrodestra non va bene, patto di stabilità non si tocca perché al centrodestra non interessa, patrimoniale no perché al centrodestra non interessa, pari opportunità no perché non interessano, anticorruzione no perché al centrodestra non interessa, legge elettorale no perché tanto è meglio così perché questo è successo, purtroppo non riusciamo a spiegare al Paese anche perché sosteniamo responsabilmente il governo Monti. Non riusciamo a spiegare al Paese perché il welfare si è abbattuto per esempio sulle donne, e io dalla spending review qualche misura in più che forse costava anche poco per garantire il lavoro delle donne, quindi la crescita di questo Paese, me la sarei aspettata. Quindi mi sembra giusto riservarmi il potere di critica. Per quanto riguarda invece il secondo argomento, che è quello rispetto segretario candidato, anch'io non ci trovo nulla di scandaloso sul fatto che, né di imbarazzante, che il segretario del maggiore partito, tra l'altro il partito che ha più prospettive in questo momento, si candidi a fare il segretario. Detto questo, però, ritengo che questo luogo sia il luogo su cui discutere di strumenti e di contenuti. Gli strumenti sono la legge elettorale, le primarie, tutto quanto, perché anche sulla base della legge elettorale noi capiamo cosa è opportuno fare, e i contenuti sono quelli che noi abbiamo sempre portato avanti. A me pare che il fatto che noi ci siamo sempre spesi per quello che è la difesa dello spirito originario del nostro partito non può in nessun modo coincidere con con quello che sostengono i giovani turchi, con quello che con quello che sostengono alcuni documenti che hanno girato. Allora, qui la giusta mediazione ci deve essere, e in questo sarà importante la carta dei contenuti. Io credo che non si possa contrastare né l'anti-europeismo né proporre, fare un piacere se vogliamo a Bersani, non facciamo un favore a Bersani, se noi non combattiamo strenuamente qui da questo luogo sui contenuti, e sono i nostri contenuti, e quelli purtroppo, mi spiace, ma ancora anche dalle parole di Bersani non li ho sentiti. Grazie Piera. Andrea Bonaventura, e poi si prepara Antonio Simondo. Tu. Sì, io vorrei partire da un ragionamento sulla difesa dell'euro. Credo sia un tema che dobbiamo riprendere, perché non è una battaglia finita. Si ragiona sulla posizione della Germania, spesso la si liquida come una posizione idiota e autolesionista, perché i tedeschi non capiscono che tanto poi non esportano. Non è vero niente. La posizione della pancia dell'economia tedesca è molto diversa ed è la seguente: anche se avremo una valuta più limitata in termini di paese, avremo comunque per la nostra virtuosità una capacità di importare capitali tale da permetterci di creare nella nostra economia una forza straordinaria, e che ci farà tenere in piedi anche il settore manifatturiero, ci farà fare anche un po' di più. Vi faccio un esempio, quello della Svizzera. La Svizzera ha un tessuto produttivo abbastanza scrauso, fanno, ma non è che sono grossi quanto la Lombardia, e sono, sì, scusate,
Esatto, questi sono, si dice anche di peggio. Tutto sommato, sì, è i formaggi coi buchi, come si dice, che però c'hanno i buchi, dopodiché è il paese che attrae più capitali al mondo, ha una sua valuta assolutamente egregia che permette alla Svizzera di essere ciò che è. In questo il tentativo Monti, dal mio punto di vista, e proseguo nel ragionamento, è un tentativo che ha una autorevolezza straordinaria nella capacità che ha avuto Monti, e badate che credo che questa, adesso non so se è un politico o un tecnico, la trovo molto divertente a volte questo punto, dopodiché lui ha messo in atto una politica che è quella di ragionare, secondo me, in sede europea, mettendo il dito nella più grossa contraddizione che questa crisi sta ponendo, che è quella della come dire, contrapposizione fra la necessità di mettere in atto politiche recessive nel nostro paese, perché siamo un paese poco virtuoso, e la consapevolezza che tutti noi abbiamo che le politiche recessive non faranno mai crescere nessuno per definizione, e questo è il problema che abbiamo, cioè siamo degli appestati, quindi dobbiamo prendere medicinali a iosa, dopodiché è difficile che quando becchiamo una serie di farmaci eccetera, il sistema immunitario diventa quello che è e il paese non è in grado di reggere. Non siamo solo noi, Emilia, però credo che per il nostro paese l'euro ha un'importanza strategica probabilmente molto maggiore che a quella in altri paesi, perché nei mercati il ragionamento che si fa è: facciamo uscire la Grecia, facciamo uscire la Spagna, facciamo uscire il Portogallo quando finirà la recessione, cioè questo che si dice in giro, cioè non si può uscire dall'euro in una situazione recessiva, dobbiamo far uscire quei paesi quando riprenderà l'economia, perché con la loro valuta saranno in grado di riprezzare tutto il loro sistema, e questo è il meccanismo con cui l'Europa ripartirà. Io credo che questo potrà funzionare forse per la Grecia e il Portogallo, ma per noi sarà molto complicato. Concludo con il ragionamento finale. Allora, una cosa sulla spending review che appoggio. Credo che l'idea che la nostra parte politica debba sottolineare che deve essere un taglio della spesa non produttiva, è questo chiaro, perché un euro di spesa a Stoccolma è diverso di un euro di spesa a Roma, questo lo sappiamo tutti. Ecco. L'altro punto sulla vicenda Bersani, io ho condiviso quello che ha detto Franco, che mi ha anche più tranquillizzato rispetto a quello che ci siamo detti ieri camminando per strada, perché non mi hai molto convinto quando chiacchieravamo, però questa sera mi hai decisamente convinto. Dico una cosa però, dico una cosa che per me è molto seria, non dobbiamo, come dire, ingessare il Paese però in un dibattito che è solo nostro, viene prima il Paese. E questo è quello che noi dobbiamo avere in mente, perché se poi diventa un teatrino delle marionette che non capisce nessuno, io vi faccio questa battuta, se alle primarie si presentasse Monti, allora voglio dire, io credo che, e qui concludo, al di là di questa battuta, che se Mario Monti volesse avere, come sembra dalle dichiarazioni di questi giorni, un ruolo nel futuro dell'Italia, sono d'accordo che non è quello di Presidente del Consiglio perché bisogna votare, eccetera, la coalizione che il Partito Democratico appoggerà deve essere quella che deve in qualche modo trovare anche un ruolo a Monti, ma non perché è il tecnico, ma per le politiche che ha messo in atto in questi mesi. Grazie. Grazie Andrea, anche per aver aggiunto elementi nuovi, Antonio Simondo. E poi si prepara Andrea Catania, un altro Andrea. Io a proposito di dibattito vorrei dire questo, nel senso che sovente si dice, ma pensiamo giustamente ai problemi del paese, evitiamo il dibattito interno. Io però a volte vorrei che ci fosse un po' più di dibattito interno, perché ultimamente ho avuto l'impressione che di dibattito interno ce n'è poco. Si sono affievolite o un po' appannate le sedi per dibattere al nostro interno. Ho notato che, per esempio, sono rimasto un lettore dell'Unità e sull'Unità ultimamente si è avviato un dibattito che vorrei molto molto brevemente qui riprendere, che invece trovo molto interessante. E lo paragono a, essendo stato per 7 anni anche un segretario di zona, a uno stato un po' di difficoltà di elaborazione del partito e di organizzazione del partito sul territorio rispetto a problemi che sono molto forti.
Allora, Reichlin dice siamo di fronte alla rottura dell'ordine mondiale. Già queste tre parole dicono, vuol dire siamo in emergenza. Cosa è successo in questi vent'anni di governo della destra? Quindi le compressioni salariali, il taglio del welfare e quant'altro, la ridefinizione del profilo politico del PD. Ecco, io su questo gradirei insomma che anche il nostro apporto come area democratica fosse all'altezza di un compito molto particolare. Mi pare, e qui è stato detto, che per la prima volta dal dopoguerra ci troviamo in una situazione molto complessa. Immaginare alternative rispetto allo sviluppo storico degli ultimi 40 anni, e Cooper lo dice, non possiamo salire sui vecchi vagoni, però vorrei anche definire un attimino quali sono i vecchi vagoni e quali sono i nuovi vagoni, perché anche su questo credo ci sia un po' di, lo dico con tutta la modestia del caso, un po' di confusione nel dibattito al nostro interno. Ho letto, e non lo dico perché è qui, ma perché l'ho letto in questi giorni, insomma, un suo articolo su Unità di Marina Sereni, su un aspetto che condivido, cioè le grandi crisi creano rotture profonde e da queste rotture profonde possono venire anche, vuol dire, salti in avanti nella nostra elaborazione. Allora, e la stessa Marina Sereni dice siamo di fronte a una sfida per la sinistra, una nuova identità. Il compito è veramente molto arduo. Lei cita alcune specie di ossimori, no? Ma che non sono ossimori nella ridefinizione dell'identità del partito. Equità e efficienza, tutela e merito, protezione e concorrenza, diritti sociali e competitività. Ecco, su questi aspetti io credo che sia molto molto opportuno che Area Democratica compia un ulteriore sforzo di approfondimento dell'analisi e di contributo al partito, al dibattito del partito, di ridefinizione del suo profilo politico. Noi siamo, dico noi, PC, PDS, DS, quella parte che ha dato un contributo sostanziale alla nascita del Partito Democratico, e io non intendo minimamente abdicare a questo contributo, e ne sono fiero e orgoglioso, e vivo con dispiacere e con un qualche imbarazzo questo stato di difficoltà attuale del dibattito politico al nostro interno. Sul governo Monti, allora, è chiaro che rispetto a Bunga Bunga e chi più ne ha più ne metta, qui siamo su un altro pianeta, è evidente, ma posso dire che alcune cose del governo Monti non le condivido affatto? E non perché non mi ha mandato in pensione, perché questo è un caso personale, ma siamo in milioni, no? Per carità di Dio, ça va sans dire, lasciamo stare, no? Vabbè, ma voglio dire, su un concetto di welfare, vogliamo ragionare? Io penso al treno che prendo tutti i giorni e alla stazione di Magenta dove vado tutti i giorni, che è orribile. Allora, è un nuovo welfare oppure vogliamo parlare, voglio dire, di quanto è successo? Adesso vediamo il dibattito parlamentare. E cosa accadrà in Parlamento, ma i 500 milioni in meno agli enti locali per quest'anno e per l'anno prossimo 1300, e cosa facciamo sul trasporto pubblico locale? Eliminiamo la stazione Magenta, per usare una metafora? A Monti cosa c'entra? Beh, ma come c'è? È nella spending review. Quindi io vorrei, ecco, vorrei ragionare su queste cose qui, perché credo che i sindaci, voglio parlare con i miei sindaci di centrosinistra, se sono d'accordo su questo aspetto della spending review. Chiudo. Sono d'accordissimo sulla prospettiva politica che viene data da Bersani, l'alleanza tra progressisti e moderati. Però io credo che noi dobbiamo rafforzare il dibattito nei progressisti e ragionare su quel profilo di una sinistra moderna che vogliamo appunto dare come contributo alla definizione del nostro profilo politico. Chiudo dicendo questo: la crisi finirà solo quando la politica tornerà ad avere un ruolo fondamentale. Io credo che per troppi anni e per alcuni decenni, troppi comunque,
La politica ha abdicato sostanzialmente al ruolo che ha il principe, cioè lo scettro, il governo di tutta la nostra vita. E credo che sono andate troppo all'attenzione le categorie e i parametri economici, mentre alcune cose che sono la buona vita, le buone pratiche, lo stare insieme, che messaggio noi vogliamo dare ai nostri figli? Una vita, un futuro governato dalla spending review? Oppure alla politica vogliamo dare un tono alto di sogno, di ripresa, di un'idealità, di un qualche cosa? Noi per primi, noi padri, abbiamo cominciato a dire i nostri figli non vivranno più come i nostri padri, già dando un messaggio estremamente negativo. Ma perché? Perché non dobbiamo dar loro la possibilità di riprendere a sognare a un'idealità? Termino veramente dicendo, tutte queste cose, mi scuso per la sua, per la stringatezza, insomma un po' così da discorso di 5 minuti, ma io credo che ci sia anche e soprattutto un lavoro, lo ricordava prima Emilia e concordo, di ripresa, di riflessione su, anche qui per schemi, sulla forma partito. Non pensiamo mica che mettersi alle 2 di notte davanti al computer e mandare un'email a 100 indirizzi sia fare politica, eh? Qui ci sono compagni e compagni che pensano che chattando su Facebook loro sono chissà che cosa, non sono un tubazzo di niente, non sono un tubazzo di niente, voglio dire, c'è la direzione, ci sono i percorsi. Come viene formata la classe dirigente? Ma sapete che ci sono degli assessori che non sanno nemmeno che cosa sia un consiglio comunale? Care compagni e cari compagni, ma voglio dire, ai miei tempi, scusatemi l'espressione, non mi sento un vecchione, ma tu entravi in sezione, facevi un po' di gavetta, scopavi bene la sezione, forse entravi in consiglio comunale, forse qualcheduno ti proponeva di fare l'assessore. Ecco, voglio dire, in sintesi, la selezione della classe dirigente è una cosa troppo seria per i problemi che ci attendono e che già stiamo vivendo per sottovalutarla. Grazie Antonio. Andrea Catania. Ha sforato, ma i minuti in più sono stati importanti per un argomento secondo me importante. Non li ruba te, però ne hai 5. Va bene. Volevo tornare su 3 aspetti che sono stati citati nell'introduzione iniziale e negli alcuni degli interventi che mi hanno preceduto e legare questi 3 aspetti a una mia preoccupazione. Il primo aspetto su cui vorrei tornare, che è uno di quelli su cui abbiamo riflettuto forse meno, che è un aspetto di cui magari abbiamo anche dibattuto in altre occasioni, è quello legato al tema dell'antipolitica, perché è sotto gli occhi di tutti che i partiti oggi, e il Partito Democratico in particolare, sono sotto attacco non da un soggetto determinato, ma sono sotto attacco da un sentimento generale che, guardate, non serpeggia soltanto tra coloro che votano il Movimento 5 Stelle o le liste civiche sul territorio, ma serpeggia anche spesso tra i nostri elettori, tra i nostri iscritti e tra coloro che ultimamente sono particolarmente attenti rispetto ad atteggiamenti che tengono il partito e sono spesso molto pronti a cedere alla malafede quando questa si manifesta nei mezzi di comunicazione, social network e così via. Eppure su questo noi dovremmo essere in grado di dare una risposta. E la risposta è che al problema dell'antipolitica non si risponde soltanto dall'alto, ma bisogna essere in grado anche di rispondere dal basso. Ovvero comprendendo qual è il ruolo che il partito può giocare sui livelli territoriali e non soltanto a livello nazionale. Perché se noi a livello territoriale siamo in grado di far funzionare il partito, siamo in grado di far sì che il partito svolga quel suo ruolo di discussione politica, di intermediazione di interessi, di dialogo con la società, allora si comprende il ruolo del partito e allora è anche più facile dimostrare ai cittadini, ai disinteressati, a coloro che non votano, a coloro comunque che ci guardano con speranza, che il partito svolge un ruolo. E la chiudo qui, ma è ovvio che questo è un discorso che riguarda molto anche il nostro contesto locale, in cui spesso per molte occasioni su molti temi ci chiediamo se il livello provinciale sia effettivamente in grado di incidere nel dibattito politico, in particolar modo quello che riguarda i temi della città di Milano, ma anche per quello che riguarda anche alcune problematiche della provincia. Il tema del dopo Monti, che abbiamo citato, è un secondo tema fondamentale. Mi fanno piacere le parole che sono state dette da Franco e che quello che ovviamente qui bisogna andare oltre il dibattito prima dopo Monti, cosa si fa con Monti. Noi sosteniamo il governo Monti e il sostenerlo non vuol dire da una parte disconoscere il dire che non disconosciamo le leggi che porta avanti, ma dall'altra portare avanti comunque certe proposte con spirito critico.
ma su questo ovviamente ci vuole anche chiarezza rispetto a come ci poniamo successivamente. È importante ed è fondamentale che come partito abbiamo il coraggio di riappropriarci del nostro ruolo politico e nell'esprimere una candidatura forte e un progetto di governo. E il terzo concetto fondamentale espresso è quello delle primarie, non come lotta interna, come risoluzione dei problemi interni, ma come primarie per guardare fuori e per proporre un progetto di governo. Perché ho rinunciato ai tre temi? Ho rinunciato ai tre temi perché io vedo un pericolo, che è il pericolo che percepisco spesso come iscritto e che spesso mi viene comunicato da altri iscritti, da altri elettori, ed è il pericolo del tatticismo. Lo dico qui perché troppo spesso un'azione politica del nostro partito, che è un'azione seria e responsabile, rischia a prestarsi letture di tatticismo. Troppo spesso si ha l'impressione che il nostro partito agisca sulla base di quello che fanno gli altri e non sulla base di un progetto politico condiviso che noi comunque abbiamo. Per esempio, sulle primarie, avevo apprezzato fortemente la dichiarazione del segretario Bersani quando ha detto sia le primarie aperte con chiarezza in modo netto per essere anche tolto dall'angolo in cui era stato in parte messo. Ma è ovvio che adesso, andando di fronte, dopo la dichiarazione dell'UDC di apertura verso l'Alleanza Progressisti Moderati, la preoccupazione di Sara rispetto a come si svolgerà la prossima assemblea ce l'ho anch'io, e se vogliamo non è un segnale positivo di chiarezza da questo punto di vista. Il tema quindi è ovvio che è quello di essere in grado di incidere e di proporre una proposta politica forte. Io qua chiudo e dico soltanto una cosa: Alleanza Progressisti Moderati. Io posso accettare l'Alleanza Progressisti Moderati come una necessità del momento, di una fase politica particolare, se è chiaro qual è il progetto e quali sono i punti condivisi che vogliamo portare avanti con un progetto politico di questo tipo. Perché guardate, i conservatorismi ci sono tra i moderati, ci sono tra i progressisti, ce li abbiamo anche in casa purtroppo, ed è ovvio che o questa è un'alleanza tra chi vuole proporre il cambiamento, oppure se diventa un'alleanza per la conservazione, il rischio è di non essere capito dai nostri stessi elettori. Ad esempio il tema del federalismo fiscale, il tema della riforma istituzionale, il tema della legge elettorale, come lo portiamo avanti? Perché non sono temi su cui necessariamente c'è una sintesi di vedute. E concludo dicendo una cosa sintetica. Bersani, io sono contento, e penso che sia normale e naturale, che il segretario del partito si candidi al ruolo di candidato premier. Ma io chiedo anche una cosa a Bersani. Bersani è in grado di candidarsi come segretario che porta avanti un progetto di rinnovamento che fa sintesi politica al suo interno, oppure diventa il segretario, ed è il rischio che c'è dall'altra parte, la cui posizione viene letta come quella che accontenta i gruppi di potere interni ed è per questo che i gruppi e le mozioni si schierano dietro di lui? Questa è una domanda che pongo. Se Bersani è in grado veramente di fare sintesi politica ed è in grado di portare avanti un progetto politico di rinnovamento nei gruppi dirigenti e nelle proposte di governo, allora ben venga un progetto di questo tipo. Il rischio, al contrario, è quello che tutto si fermi in una lotta di potere intestina, e a quel punto avranno la meglio coloro che buttano il confronto politico sul nuovo e il vecchio. Non dobbiamo farci mettere in questo angolo. Bravo Andrea. Cingolani e poi Ghezzi e Pantaleo, che con Cingolani chiedo di rimanere nei tre minuti, gli abbiamo riaperto l'iscrizione al voto, sì al voto, buonanotte, all'intervento, così tra 10 minuti possiamo sentire Marina Sereni e davvero concludere. Ma perché senza... credo sia giusto che stiamo qui a sentire Marina, è venuta. Siamo quindi stanchi, ti chiedo cortesemente ma... un po' più di sì, grazie. Adesso prendiamo i nomi di quelli. È una comunicazione veloce sul governo Monti. A me sembra, al di là dei ragionamenti fatti, delle enfatizzazioni, che adesso non vorrei essere sintetico, ma mi sembra che il governo Monti l'unica cosa che ha fatto è portare a regime la riforma delle pensioni Dini. Per cui di fatto è vero che ci sono voluti 20 anni per portare a regime questa riforma, 20 anni nei quali anche noi non ci siamo presi la responsabilità di questo. Però sta di fatto che per il momento l'unico conto preciso, e lo pagano i pensionati e i pensionandi, con riflessi poi che secondo me avremo anche noi come partito, perché siamo un partito che ha come riferimento buona parte di questa categoria, che a sua volta ha un sindacato che ha come riferimento i pensionati. Per cui su questo dovremmo riflettere. Il governo Monti aveva anche altre opportunità, che era quella di spingere sulle liberalizzazioni. Non mi sembra che su questo terreno si sia andato molto avanti. Io mi ricordo che c'è stata quella commissione, quella presieduta dalla Vicari, che mi sembra tra l'altro nel PDL una delle persone
più serie, mi sembra che di tutto quel, di quell'impianto alla fine poi non sia stato partorito molto. Per cui sono convinto che i mercati hanno bisogno, non soltanto, cioè avevano bisogno di una grossa stabilizzazione che erano le pensioni. Hanno bisogno anche però di un segnale che sia anche di un paese che si libera, che libera forze vitali. Per cui, secondo me, in questi mesi potrebbe essere è auspicabile che anche per quanto riguarda le liberalizzazioni ci sia un ritorno all'interno del programma di governo. Se no, come ripeto, rischiamo poi che il conto finale di tutto l'impianto Monti lo paghino poi soltanto quelle categorie sociali che a noi vicine. Poi, stante in questo momento che non c'è nessun tipo di offerta politica alternativa, sarà possibile lo stesso che alle future... era una cosa che riguardava invece una battuta su Squinzi, su Confindustria, eccetera. Io ho notato che magari può essere stata una battuta e basta, però in questi mesi, da gennaio, da quando io sono stato a delle riunioni organizzate da Confapi in Friuli, no, a Pordenone e così, c'è una tendenza da parte delle organizzazioni sociali di predisporre l'intervento politico in prima persona, cioè in assenza di un'offerta politica alternativa di centrodestra, c'è questa tendenza a organizzare riunioni. Sono andato a una di queste riunioni, appunto, che era organizzata da Confapi di Pordenone, che coinvolgeva anche i commercianti, così, che rientrano magari nell'antipolitica generale, però sono un segnale di come le forze sociali, in particolare tra le quali Confindustria, stanno cercando di organizzare il consenso per quel qualcosa che non c'è. Per cui probabilmente quelle affermazioni che sembrano bizzarre o fuori luogo sono segnali di questo tipo. Grazie. E non sarebbero da sottovalutare. Grazie, era chiara questa cosa. Lele Ghezzi, poi Rosario Pantaleo, ricordo, e poi Marina. Hai 3 minuti. Sì. No, chi mi conosce sa che non sono molto tenero con questo governo tecnico, mi dispiace dirlo, perché poi quando penso di parlare del primato della politica, ho ascoltato gli interventi che ci sono stati fino adesso e ho detto sono un uomo preistorico, perché il primato della politica forse fa parte di un altro evo. Ma detto questo, poche parole, vocazione riformista, spending review, ce l'hanno voluta far passare come un'opera riformatrice, invece è soltanto la revisione della spesa pubblica. Bisogna quantomeno vedere poi quanto va a incidere sull'efficienza. Allora forse sta a noi, quando ci candideremo alla guida di questo paese, fare un discorso e mettere in campo tutta la nostra vocazione riformatrice e di riformismo, con il coraggio che ci vuole. Noi ci dobbiamo candidare alla guida di questa nazione, di questo Stato, perché lo dobbiamo cambiare. Noi abbiamo, da questo punto di vista, e parlo da poliziotto, che conosce un po' la spesa pubblica e gli apparati dello Stato che incrementano la spesa pubblica, c'è bisogno di avere un grosso coraggio nel riformare profondamente gli apparati dello Stato. Ecco perché io sono poco tenero quando vedo al Ministero dell'Interno un prefetto che rappresenta una pletora di persone che sono delle vere sanguisughe del nostro Stato, da questo punto di vista. Detto questo, voglio fare un piccolo collegamento e poi finisco. La vocazione riformista, noi dobbiamo anche cercare di capire che nel 2013, se ci candidiamo a vincere, dobbiamo anche vincere bene, non soltanto vincere. E per vincere bene c'è il bisogno dell'aiuto, del buon governo delle nostre città, dei nostri comuni, delle nostre regioni. Milano, questa spinta a distanza di un anno del vento che è cambiato e questa vocazione che forse doveva essere riformista, si è esaurita. Basta vedere come abbiamo approvato il bilancio ultimamente, il percorso che abbiamo fatto anche su tante altre questioni. A settembre io faccio una proposta, come Area Dem però, approfondiamo il discorso di come si governa la città. Perché altrimenti... rischiamo di vincere, ma rischiamo di vincere male. Tagliando. Grazie. Tagliando. Rosario, last but not least.
No, intanto che Rosario arriva, dico a Serena che qui è effettivamente presente un bel mix di tutto, nel senso non solo le età che le vedi, eccetera, ma c'è i livelli istituzionali tutti. Sarà un poliziotto. No, no, e poi la rappresentanza è proprio metropolitana, per cui abbiamo la metropoli, abbiamo la città, ma abbiamo la provincia, è un mix, mix però vero. I consiglieri quindi comunali ci mettono un po' a capire che possono, che almeno qui possono intervenire, sì, quindi parlano per ultimi. Se abbiamo anche l'appendice valtellinese. I consiglieri comunali ci mettono un po' a capire che possono intervenire, quindi parlano per ultimi. Sono abituati ai consigli che finiscono alle 3 o alle 4 del mattino, per cui. Anche peggio, Rosario. No, no, ma è giusto lasciare sempre spazio ed ascoltare bene gli interventi. No, ma se ci mancherebbe. Velocissimo. Allora, intanto colgo un po' la provocazione di Lele Ghezzi e sarebbe importante poi come Areden fare anche un ragionamento sulla città e quindi anche verificare e valutare quali devono essere i nostri, diciamo, le nostre posizioni su quello che ci attende nei prossimi 4 anni. Due cose velocissime. Una sulla spending review, che ho un po' vissuto, sto vivendo sulla mia pelle, la dico come battuta, mia mamma è da un mese ricoverata in ospedale, la spending review significa che chiede il passato di verdura con i crostini, ma le dicono i crostini non ci sono perché costano troppo. Ma quello che è peggio è che su 48 degenti c'è solamente un fisioterapista, visto che la struttura fa fisioterapia, e la fisioterapia si riduce a circa 20 minuti al giorno di assistenza. Ecco, beh, questa non è spending review, questa è un'altra cosa. Quindi io credo che quello che noi dobbiamo pensare, dobbiamo fare, è una rivalutazione complessiva sul significato di welfare e quindi sul il ridisegno complessivo del welfare. Mi pare che Andrea avesse parlato prima della differenza della spesa di un euro tra Stoccolma e Roma. Beh, ecco, su questo credo che dovremmo organizzare il pensiero, organizzare la politica. E chiudo però facendo anche un'altra considerazione. Se la Fiat quest'anno vendesse 100.000 auto in più, probabilmente ne venderebbe le stesse 100.000 auto in meno la Toyota, la Volkswagen, la Opel e quant'altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che o cambiamo la modalità di pensare l'economia, oppure avremo sempre questi cicli di alti e bassi e i risultati comunque non cambierebbero, perché avremo dei cicli sempre più corti, sempre più stretti e degli interventi pubblici e degli stati sempre più incapaci di rispondere ai bisogni dell'economia e quindi dei cittadini. Quindi io penso che dei seri studi da questo punto di vista di riforma dell'economia, ma non solamente a livello del nostro paese, ma europeo e mondiale, vadano fatti, perché altrimenti avremo un percorso molto, molto, ma molto breve per arrivare, mi pare che qualcuno l'avesse già detto, a un blackout completo e complessivo dell'economia mondiale. Ecco, su questo credo che debba essere fatta una riflessione molto attenta e molto importante. Se ci candidiamo a guidare questo paese, e lo guideremo, avevo fatto la stessa previsione nel gennaio del 2011 che avremmo vinto le elezioni a Milano e venni accolto da un riso di compatimento, poi abbiamo vinto, quindi vinceremo le prossime elezioni, ma dovremo sapere bene che cosa fare, come farlo e con chi farlo, altrimenti faremo solamente procrastinare il declino di questo paese. Grazie. Grazie Rosario, abbiamo toccato ferro, a Marina l'ardua sentenza. Sì, io per premiare i resistenti cerco di essere breve, perché altrimenti quindi sarò schematica. Mi dispiace per Franco che ha sentito una parte di questo intervento oggi pomeriggio, quindi se lo ribecca in ripetita iuvant, come si dice. Ma io ho ascoltato, vi ringrazio la discussione, credo che sia utile per noi che lavoriamo, come si diceva una volta, al centro, ascoltare anche il sentimento, gli umori, le riflessioni delle persone, dei nostri militanti, dei nostri dirigenti che sono nelle realtà territoriali. A me pare che ci sia una sostanziale condivisione però dell'impianto generale, sia dell'attività e della linea che Areadem ha tenuto in questi mesi, sia del lavoro che stiamo facendo. Naturalmente il compito del Partito Democratico e dentro al Partito Democratico anche di Areadem, da qui alle elezioni del 2013 e dopo le elezioni del 2013, è un compito molto difficile. Se metto insieme le cose che voi avete detto e
guardo qual è la situazione dentro la quale stiamo lavorando, per esempio sapere che cosa è successo all'Eurogruppo a Bruxelles, capire che cosa stanno facendo altri soggetti, diciamo, diversi da noi e magari fuori dai nostri confini nazionali, il compito del Partito Democratico è un compito molto complicato ma necessario. Io divido in tre punti. Il primo, noi dobbiamo reggere e correggere il governo Monti. Reggere e correggere. Reggere per ragioni che avete detto tutti e soprattutto perché noi non saremmo qui a discutere in questo modo se non avessimo fatto la scelta a novembre. Le conseguenze di una caduta economica, finanziaria, del fallimento possibile dell'Italia e a cascata dell'Europa, eccetera, eccetera, sarebbero state per le fasce sociali a cui noi pensiamo di fare principalmente riferimento una catastrofe. Quindi è verissima la sottolineatura che faceva Franco all'inizio, dobbiamo tenere conto nel momento in cui rivendichiamo la scelta del sostegno al governo Monti dell'impatto sociale che le misure che pure stiamo prendendo hanno su alcune, sulle famiglie, sui lavoratori dipendenti, sui giovani, sulle fasce meno protette. Ma è altrettanto vero che se noi non avessimo fatto quella scelta e se non avessimo avuto il governo Monti, quelle stesse fasce sociali sarebbero oggi messe assai peggio. Quindi dobbiamo essere consapevoli, essere responsabili, rivendicare quella scelta, essere, io lo dico così, un po' laici nello spiegare ai nostri elettori, ai nostri cittadini, alle persone che ci incontrano, che cosa è il governo Monti e in che relazione siamo noi con il governo Monti. Quando io dico reggere e correggere, che è un'espressione che ha usato Bersani in queste settimane, dico non ha senso mettersi nell'attitudine di chi difende il governo tout court, quindi avere una sorta di appiattimento sulle scelte del governo, non ha nemmeno senso, e anzi questo ci crea molta difficoltà, stare in Parlamento, votare i provvedimenti e poi andare fuori dal Parlamento e fare i comizi contro il governo, perché guardate, la gente non è scema, le persone che ci ascoltano hanno intelligenza, capiscono perché siamo arrivati a Monti, come ci siamo arrivati, hanno anche bisogno di sapere che noi capiamo il loro disagio, la loro sofferenza, le loro aspettative deluse, se volete, perché certo abbiamo festeggiato tutti il fatto che non ci sia più Berlusconi, ma dopo abbiamo capito che non bastava una squadra di persone competenti per rimettere a posto l'Italia e tantomeno per rimettere a posto l'Europa, anche se siamo, diciamo, in una strada positiva, di iniziativa positiva del nostro governo a livello europeo, eccetera, eccetera. Quindi essere realisti, essere pragmatici, dire agli italiani la verità, dire che siamo lì per reggere e correggere il governo in una situazione in cui i numeri sono quelli del 2008. Per ogni provvedimento che noi approviamo c'è bisogno del consenso o almeno del non dissenso del PDL, del PD, del Terzo Polo. Questo porta con sé una eccezionalità, diciamo. E io penso che noi dobbiamo dire che siamo in una situazione straordinaria. L'esperienza del governo Monti è figlia della straordinarietà di questa situazione. Molto chiaramente, senza, come dire, tanti giri di parole, senza, per questo penso che il dibattito continuità-discontinuità sia fuorviante, perché rischiamo di introdurre nel rapporto tra noi e i cittadini un elemento di confusione che ci rende più difficile spiegare che cosa stiamo facendo. Secondo compito, quindi primo compito, reggere e correggere. Spending review, faccio questo esempio per capirci. La spending review nelle condizioni date serve per pagare il mancato aumento dell'IVA che altrimenti scatterebbe in maniera automatica. E ricordatevi che il mancato aumento dell'IVA
fu la sostituzione l'IVA che fece il governo Monti a dicembre del taglio lineare di tutte le agevolazioni fiscali che aveva messo il governo Tremonti, il governo Berlusconi, in un precedente provvedimento. Quindi l'IVA sostituì una operazione che aveva fatto Tremonti, una clausola di salvaguardia che doveva tagliare in maniera lineare tutte le agevolazioni fiscali alla famiglia, per i figli a carico, per qualsiasi cosa. Quindi lì siamo. Quindi la spending serve per evitare l'aumento dell'IVA, per trovare i soldi per il terremoto che non era prevedibile, previsto, dell'Emilia Romagna e delle zone del nord colpite, per aggiungere un altro pezzettino alla platea degli esodati. Possiamo discutere le scelte della spending review? Certo che possiamo discuterle, ma con una regola. Se decidiamo che da una parte si taglia di meno, dobbiamo dire dove dobbiamo tagliare. Perché la regola, diciamo così, che abbiamo di fronte è l'invarianza. È un bel esercizio, eh? Guardate, è un bel esercizio, perché mentre parlava lui, il poliziotto, adesso mi è partito il cognome, Ghezzi, io penso tante volte che noi dovremmo aprire con coraggio il tema di quante forze di polizia dobbiamo avere in questo paese. Certo, non è il governo di transizione ed emergenza di Monti, ma il PD, quando arriverà al 2013 e si candida, ce lo mette per iscritto che noi dobbiamo razionalizzare il sistema? Perché se razionalizziamo il sistema, può darsi che risparmiamo e facciamo meglio con meno risorse, e allora abbiamo delle risorse per fare qualche altra cosa. Altrimenti nella mia regione, non parlo della Lombardia perché non la conosco, ma nella mia regione ci sono ospedali con 21 posti letto, pochi, perché noi siamo una di quelle regioni che ne ha chiusi tanti di ospedali, però ce n'è ancora qualcuno perché sta in montagna, perché è periferico, cioè piccolo, piccolissimo. Non... io sono Umbra, sì, scusate, andavo per scontato. E, insomma, io penso che noi dobbiamo sapere che oggi lo facciamo nella situazione di straordinarietà, domani lo dovremo fare avendoci l'ambizione di essere quelli che cambiano il paese. E infatti il secondo compito che dobbiamo fare è preparare una prospettiva, lo diceva prima Sara e altri, un progetto di cambiamento, non un progetto di inversione ad U. Noi non potremo essere credibili se ci presentiamo dagli elettori a dire che cancelleremo le misure che abbiamo preso in questa stagione. Possiamo presentarci agli elettori dicendo: queste le dobbiamo confermare, queste le dobbiamo correggere e ne dobbiamo fare altre di riforme, avendo presente che abbiamo 4 vincoli che sono altrettanto opportunità. E dobbiamo provare ad avere quella cosa che ci consigliava Padoa-Schioppa, cioè superare il rischio della veduta corta. Non dobbiamo pensare solo al breve periodo, dobbiamo provare a vedere il medio e lungo periodo. Quali sono i 4 vincoli che vedo io? Primo, l'orizzonte europeo. Lo dobbiamo considerare un vincolo e un'opportunità. Prima qualcuno diceva l'euro. È un vincolo, ma è una grande opportunità. Dobbiamo fare i conti con una moneta forte, a differenza di come eravamo abituati un po' di anni fa, con una moneta debole. Ma chi ha saputo fare i conti nel sistema produttivo, quelli che hanno saputo fare i conti con la moneta forte, oggi stanno reagendo alla crisi. Chi è che non reagisce alla crisi? Quei pezzi dell'apparato produttivo, del sistema civile, del sistema sociale, che ha avuto, come dire, in qualche modo si è adagiato, ha smesso di fare innovazione, ha smesso di fare investimenti, ha smesso di ricercare, lui diceva, la qualità. Chi ha investito in ricerca, innovazione, qualità, eccetera, sta bene perché esporta. No, allora,
Orizzonte europeo è un orizzonte su cui noi dobbiamo investire, non può essere l'ultimo punto del programma dei progressisti, è il primo punto del programma dei progressisti, perché non c'è più nessuna scelta che noi possiamo fare che si compia tutta dentro i confini nazionali. E solo se abbiamo il coraggio di prendere noi la bandiera, lei diceva salvare l'Europa, noi la bandiera dell'Europa, facciamo un'operazione consapevolmente di ritrasformazione anche delle nostre mentalità. Noi abbiamo vissuto per anni con un governo che tutto quello che non funzionava lo scaricava sull'Europa. È passato un po' questa roba qui. Abbiamo un'opinione pubblica dentro cui è passata l'idea che i problemi erano l'Europa, quello che sapevamo fare era merito nostro, quello che non riuscivamo a fare era colpa di qualcun altro che stava possibilmente a Bruxelles. Orizzonte europeo, vincolo ma anche opportunità. Secondo, vincolo ma anche opportunità, l'ho detto prima, il fatto che saremo per un non breve periodo dentro un quadro di risorse pubbliche decrescenti, non per colpa del liberismo che non c'entra niente, ma per il fatto che non cresciamo, che non cresce l'Italia, che non cresce il nostro pezzo di mondo, che non cresce abbastanza velocemente l'Europa, ma non cresce più manco la Germania, e che sono entrati tanti nuovi attori nell'economia mondiale. Quindi non cresciamo, anche quando la crisi sarà finita torneremo a crescere, speriamo prima possibile, ma non a un ritmo paragonabile a quelle di altre aree del mondo. Quindi l'Italia e l'Europa dovranno abituarsi in un contesto di risorse pubbliche decrescenti. Quindi dobbiamo ricostruire una gerarchia. Io penso davvero che noi dobbiamo pensare e difendere l'idea dello Stato sociale, ma dobbiamo ridisegnare lo Stato sociale. Lo dobbiamo ridisegnare, perché con risorse pubbliche non in aumento, semmai in diminuzione, noi dobbiamo ridefinire le gerarchie, i rapporti, che cosa è pubblico, che cosa è pubblico non statuale. Tutta questa riflessione la possiamo fare se abbiamo, se ci candidiamo a governare una trasformazione, altrimenti noi ci mettiamo la maglietta dei conservatori, ma gli italiani lo sanno che c'è bisogno di cambiamento. Perché tutti hanno la netta percezione che lo Stato sociale che abbiamo conosciuto nel corso della storia copre alcuni rischi, non copre più altri rischi. E siccome le risorse sono finite, diciamo, di quantità limitata, noi dobbiamo fare delle scelte anche di innovazione. Terza opportunità e vincolo. Siamo dentro la crisi di un modello globale. Il neoliberismo, la finanza prima del lavoro, prima della produzione, senza regole, eccetera, eccetera. È un vincolo perché sta creando caos, sta creando distruzione, non particolarmente creativa, mi pare. È un vincolo, quindi è un problema, ma è anche un'opportunità, perché alla fine di una lunga stagione di questa forma del capitalismo sono in tanti da dentro il capitalismo che stanno cominciando ad interrogarsi su come facciamo a scrivere nuove regole, cioè come facciamo a scrivere nuove regole che consentano di rimettere al centro il lavoro e la produzione, cioè l'economia reale, una certa idea di benessere, di sostenibilità sociale, di sostenibilità ambientale, il valore dei beni comuni, il valore dei beni relazionali, cioè come facciamo a ridisegnare per la nostra parte del mondo una idea di benessere condivisa che rimetta al centro il lavoro, l'economia reale, piuttosto che la speculazione finanziaria e la finanza senza regole. Questo mi porta a dire che noi dobbiamo costruire un patto tra lavoro e impresa. Non, adesso io ho seguito poco la discussione Fassina, non Fassina, lavoro subordinato, ma se siamo davvero al capolinea di un certo tipo di sviluppo capitalistico, c'è o no un interesse comune
Io lo so che il potere del lavoratore dipendente è diverso da quello del suo datore di lavoro, non sono talmente ingenua da pensare che siano sullo stesso piano. So anche però che se vogliamo ridisegnare un'idea di sviluppo, un'idea di crescita diversa da quella che è stata egemonizzata dal mercato senza regole, dalla finanza e dalla speculazione finanziaria, noi dobbiamo costruire un patto tra forze diverse, tra il lavoro e l'impresa, tra chi produce e chi intraprende. No? E penso che questo sia appunto un vincolo ma anche un'opportunità. Infine, ultimo vincolo e ultima opportunità, in Italia questa stagione è segnata dalla crisi di Berlusconi e della destra. Non solo di Berlusconi, ma di un certo modello della destra italiana, no? Talmente forte questa crisi da essere perfino un problema, perché una crisi così devastante, una implosione così forte ha, creato un vuoto nel mercato politico, troppo forte, troppo improvviso. Alle elezioni amministrative, dove ci siamo confrontati con il PDL, abbiamo vinto dappertutto. Dove ci siamo trovati un affare buffo, che fosse Grillo, che fosse Orlando, che fosse un civico, eccetera, abbiamo faticato di più e qualche volta abbiamo perso, no? Quindi l'implosione del centrodestra sta perfino creandoci un problema, perché nella, no, nella contrapposizione o nella competizione tra due campi avversi, bisogna avere un avversario riconoscibile. Però questa implosione, questa crisi apre anche un'opportunità, apre anche uno spazio. Noi sappiamo che tutti i sondaggisti ce lo dicono, tutti, che in Italia è molto difficile che i voti cambino di campo, no? È molto più facile che quando si crea una situazione di crisi una parte dell'elettorato di quello schieramento si rifugi nell'astensione, nel non voto, nel voto di protesta, piuttosto che trasmigrare dall'altra parte. Però il solo fatto che si è rotto uno schema ha messo in movimento e forse ha spaventato anche una parte dell'elettorato, però ha messo in movimento delle persone. E io non mi rassegno all'idea che non siamo capaci di parlare con un pezzo almeno dell'elettorato moderato che prima ha votato centrodestra. Non mi rassegno a questa idea. Comunque penso che il Partito Democratico, dal momento della sua nascita, si è posto l'obiettivo di parlare all'insieme della società italiana. E in questo momento in cui c'è tanto smarrimento, tanta confusione, tanta preoccupazione, tanta paura, io non rinuncio all'idea di rivolgermi anche ad un elettore deluso del centrodestra di Berlusconi. Diceva Emilia prima, dentro questo lavoro, per definire un progetto, per definire una idea, per definire una prospettiva, Area Dem non ci sta, lei ha usato una parola che non ho fatto in tempo a segnare, insomma, appiattita, insomma, non ci sta, acquattata, ecco. Cioè, noi dentro a questa discussione ci vogliamo stare, la vogliamo fare nel PD ovviamente, mettendoci anche un po' del nostro. Prima lui citava alcuni articoli dell'Unità, l'ultimo che ha citato, quello che ha scritto la sottoscritta, riprendeva il documento che noi abbiamo scritto a Cortona, cioè riprendeva un'elaborazione che come Area Dem abbiamo fatto nel nostro ultimo incontro di Cortona, che fondamentalmente diceva a noi stessi e al PD: c'è davanti a noi una grande sfida che è il cambiamento, la sinistra, i progressisti, il centro-sinistra non possono candidarsi credibilmente a governare il paese se non si pongono alla testa del cambiamento, cioè se non vedono quali sono i cambiamenti che sono già avvenuti nella società italiana e se non prendono loro l'iniziativa per governare questi cambiamenti. Se noi pensiamo di poterci difendere dai cambiamenti, noi siamo già persi, no, ci siamo già persi.
Quindi questo lavoro è un lavoro che riguarda tutto il partito, ma riguarda anche noi e il modo in cui noi siamo nella discussione. Infine, il terzo compito è quello di cercare di dare una risposta alla sfiducia, alla disaffezione, all'antipolitica, alla critica della politica, che poi sfocia, soprattutto se incontra, diciamo, canali e soggetti demagogici, populisti, eccetera, anche nell'antipolitica. C'è il tema delle riforme. Oggi Napolitano ha di nuovo sollecitato, attraverso i presidenti Fini e Schifani, il Parlamento a fare la riforma elettorale. Noi dobbiamo provare ad inchiodarli. Non è facile, perché il nostro interlocutore è molto labile, direi in qualche caso psicolabile, cioè abbiamo di fronte dei soggetti che ci dicono un giorno una cosa e il giorno dopo un'altra. Quindi un giorno sono per cambiare il porcellum, un altro giorno sono per le preferenze, un altro giorno sono per fare i collegi, un altro, cioè abbiamo una qualche difficoltà a stringerli. Adesso ci si è messo pure Casini con questa cosa delle preferenze, che ci manca solo il porcellum con le preferenze, se abbiamo, diciamo, io, guardate, penso che noi dobbiamo fare veramente di tutto. Forse, lo diceva Lele, abbiamo rinunciato troppo velocemente ad una nostra posizione principale, come posso dire. Questa è la nostra proposta, venite qui e discutete la nostra proposta. Eravamo talmente tanto disponibili, cioè siamo talmente tanto preoccupati dell'idea di andare a votare con la vecchia legge elettorale, che abbiamo dato, prima ancora che si partisse, l'idea che avessimo già la disponibilità a qualsiasi mediazione. Adesso facciamo un po' più fatica, quindi lo dico anche criticamente, perché in Parlamento ci siamo tutti, la governiamo, diciamo, tutti insieme dal partito e dai gruppi parlamentari, però io penso che il tema della legge elettorale sia il tema sul quale nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma stiamo parlando proprio di giorni, dobbiamo provare a tirar fuori le carte e a sfidare tutti a dire effettivamente che cosa vogliono. Detto ciò, poiché non abbiamo la certezza che la legge elettorale si cambierà, lo dobbiamo, tra di noi dobbiamo saperlo, dobbiamo essere pronti a organizzare quella discussione, quel dialogo con i cittadini, quell'incontro con i nostri elettori, che serve per riconnettere noi stessi con i cittadini, con gli elettori, sapendo che l'ideale è avere la legge elettorale. Se non l'avessimo, se non fossimo riusciti malauguratamente a fare la legge elettorale, è chiaro che soggettivamente dobbiamo inventare una grande occasione. Io non parlo di primarie col porcellum, lo dico con molta sincerità, perché con quella legge elettorale le primarie per scegliere i parlamentari sono una, come dire, una contraddizione in termini, perché poi dopo qualcuno li deve mettere in fila, quindi è assolutamente impossibile, no? Mentre se c'hai un altro sistema alla fine pure vien bene. Però pur sapendo che non è le primarie lo strumento, diciamo, principe, noi comunque uno strumento dobbiamo inventarcelo, costruirlo, perché non potremo tornare al voto con quella legge senza consultare gli elettori e i cittadini. Queste tre cose, quindi: reggere e correggere il governo, costruire un progetto, pensare una, come dire, una dimensione del cambiamento da qui al 2013, e dare una risposta alla sfiducia dei cittadini, quindi costruire occasioni di partecipazione, di dialogo aperte ai cittadini, hanno possibilità di riuscita, perché sono un triplo salto carpiato, questa roba che ho detto, sembra semplice ma non è per niente semplice, hanno possibilità di riuscire se ad alcune condizioni, due principalmente. Uno, se non invertiamo l'ordine delle priorità. Io penso che noi dobbiamo fare una battaglia a viso aperto, anche nei confronti degli esegeti, dei possibili potenziali candidati per la premiership, che un giorno si candidano e poi il giorno dopo dicono che non si candidano, eccetera, nel nostro partito, a dire che prima viene il progetto, prima vengono le idee, anche per definire chi c'è nel campo progressista.
perché quando Bersani dice carta degli intenti, dice anche una carta dentro cui noi disegniamo il perimetro dell'area progressista che si candida al governo. Un'area progressista di centrosinistra che si candida al governo, non comunque vada. Di là non c'è più Berlusconi, non c'è più l'alibi di dire tutti quelli che sono contro Berlusconi stanno insieme. Abbiamo già fatto una volta questa storia, non ha funzionato, paghiamo ancora quell'esperienza lì. Allora noi oggi dobbiamo fare un'alleanza, un campo di forze, partiti, movimenti, liste civiche, associazioni, a partire da un progetto, dalle idee per cambiare il paese, per governare il paese e cambiare il paese. Dopo viene anche la guida della coalizione e io penso, lo dico a proposito della questione che dice Sara, che in realtà non c'è un divieto per altri iscritti al PD a candidarsi alle primarie per la premiership. Lì c'è scritto una cosa precisa, che il PD candida il proprio segretario, ma non c'è scritto che è vietato che un altro si candidi, eh? Se facciamo le primarie aperte, sono le primarie della coalizione o di un'alleanza o di un campo di forze, io credo che valga la parola di Bersani, cioè vale il fatto che Bersani l'ha detto solennemente: non mi nasconderò dietro ad un articolo dello statuto. Bene? Perché penso che facciamo bene a non accelerare sulle procedure sabato prossimo? Perché il giorno che abbiamo fatto le procedure per le primarie, guardate, lo dico, sono partite le primarie. A quel punto il progetto viene a valle delle primarie, cioè due giorni prima delle elezioni, quando i candidati, chiunque abbia vinto, si sono riempito di cazzate, scusate, tanto a quest'ora si può dire, tutte le nostre assemblee, no? Ecco, perché per vincere le primarie uno... No, noi dobbiamo fare un'operazione più complessa, al termine del quale, cioè alla fine del quale c'è anche una consultazione aperta di coalizione, come la vogliamo fare, per la premiership. Però prima dobbiamo definire le linee fondamentali del progetto. Allora, sabato, la seconda condizione, la dico subito, è una discreta unità del PD. Perché noi facciamo Areadem, quando noi abbiamo deciso dopo il congresso di rimanere Areadem, io ho sentito molti amici e compagni che mi hanno detto: ma il congresso è passato, che senso c'ha, eccetera. Io credo che noi abbiamo fatto bene. Perché abbiamo fatto bene? Intanto perché abbiamo dato al pluralismo un significato positivo. Ma il significato positivo del pluralismo è che persone che ritengono di avere un'affinità culturale, di discussione politica, eccetera, si incontrano, discutono e poi portano il prodotto nella casa madre. Quindi sono interessati a che la casa madre esista. Se il pluralismo invece è che per esistere devo distruggere ed indebolire la casa madre, allora è chiaro che quello non è il pluralismo che ci interessa. Quindi tutta questa operazione molto complessa che io ho detto ha senso se non invertiamo l'ordine degli addendi e dei fatti, anche temporalmente, e se teniamo un grado sufficientemente alto di unità nel PD. L'assemblea del 14, siccome ho ricevuto anche una lettera da una nostra eletta in Lombardia e nell'area metropolitana di Milano, l'assemblea del 14 ha delle cose da decidere. Dobbiamo licenziare il documento sui diritti, che riguarda temi abbastanza sensibili: testamento biologico, ricerca, rapporto fede e politica, eccetera, eccetera, unioni omosessuali, eccetera, che vengono continuamente tirate fuori nella nostra discussione. Sembra che noi non abbiamo un'elaborazione, l'abbiamo fatta, l'abbiamo costruita, mettendo insieme laici e cattolici, mettendo insieme sensibilità diverse. Io penso che sia giusto che noi licenziamo questo documento come base per il PD. Dobbiamo fare una discussione
programmatica. Io mi aspetto che discuteremo di Europa, di legge elettorale, di come vogliamo l'Italia, cioè vorrei che cominciassimo con l'Assemblea del 14 ad apparecchiare quella tavola che poi ci dovrà impegnare dopo l'estate. Però se non facciamo ora l'Assemblea nazionale, ci ritroviamo a settembre con il corpo largo dei nostri dirigenti che ancora si sta a interrogare se siamo in continuità o in discontinuità. Quindi io spererei che l'Assemblea del 14 serva almeno per mettere alcuni punti fermi, per dare a Bersani la possibilità di indicare alcune priorità su cui dobbiamo lavorare per poi ripartire a settembre e costruire l'altra parte del percorso. Grazie. Grazie Marina, buonanotte e buon lavoro a tutti.